Io vorrei darvi il benvenuto a tutti. Sono Caterina De Mata, la presidente della Fondazione Ernesto Abbesso di Venezia. Ernesto Abbesso è la signora che vedete lì, è al centro del muro. E lui è Marco, suo marito. E dall'altro lato, vestita di celeste, lì è la prima presidente della Fondazione. La Fondazione ha iniziato le sue attività il 10 gennaio del 1923, quindi esattamente 100 anni fa. E noi quest'anno festeggiamo il centenario, saranno 3 anni di celebrazioni, ma soprattutto di studi, e coordinati dalla professoressa Marina Caffiero, che poi presenterà il centenario. E, noi ci occupiamo di donne da 100 anni, e in questo ci occupiamo di. Lo statuto nasce parlando dell'importanza di accrescere il livello culturale, morale, con le parole del 1923, e economico delle donne. Quindi uno statuto molto rivoluzionario per l'epoca. Abbiamo cercato di rimanere in questo solco per tutti questi anni e adesso stiamo approfondendo molto quello che è il ruolo delle donne nella storia. Lascio la parola a Marina. Grazie alla nostra Presidente. Allora, introduco brevemente questo pomeriggio molto interessante, poi vedrete perché. Io sono Marina Caffiero, professore, sono stata professore ordinario di storia moderna alla Sapienza e sono la Presidente del Comitato Nazionale per il Centenario della Fondazione Ernesto Abbesso, come vi ha annunciato prima la Presidente della Fondazione Ernesto Abbesso. È appunto una fondazione estremamente attuale perché si colloca all'interno, fin dal 1923, all'interno del filone che si occupa di storia delle donne, ma è anche una fondazione attiva, non soltanto di studio, ma attiva nei confronti delle donne perché in un periodo così precoce organizzava studi di formazione e formazione culturale, umanistica, ma anche scientifica per le donne con un grandissimo successo. Poi ebbe anche una storia molto interessante che rimandiamo un'altra volta, ma che vede lo scontro della Presidente con il fascismo perché il fascismo voleva chiudere queste scuole. Allora, questo libro, a mio parere, è un libro di grande fascino, si intitola Storia al singolare delle colonne infami al plurale, giustizia e memoria in età moderna ed è pubblicato da Bibliopolis. Ed è un libro appunto affascinante, come dicevo, non soltanto per la minuziosa ricostruzione di episodi non noti di una storia anche poco nota, ma per la capacità che ha di suscitare immediatamente delle domande sul passato. Utili per capire il presente, cioè voglio dire che è un libro di attualità e adesso vedremo perché. Ma chi frequenta la Fondazione Abbesso e le sue iniziative sa bene che il progetto scientifico sulla storia della Fondazione ha voluto sempre coniugare il discorso storico con problemi di grande rilevanza per l'oggi. E questa sera parliamo di temi di grande rilevanza per l'oggi, tra i quali i temi della memoria e della cancellazione culturale. Ora, il titolo al plurale è interessante perché ci dice l'autore non esiste la celebre storia della colonna infame di Milano, che tutti conoscono attraverso Manzoni, che però è, diciamo, l'esempio di un fenomeno assai più esteso nel tempo e nello spazio, che riguardò tutta l'Europa di antico regime, di età moderna, e infatti l'autore ne ha individuati 60 di questi monumenti. Tutti questi monumenti sono accomunati dal rispondere e reagire al crimine di lesa maestà, che è uno strumento antico, giuridico, di lontana origine, di cui parleremo, e che veniva
un delitto, un crimine che doveva essere pubblicamente denunciato e condannato in quanto consisteva poi diciamo un'essenza di attentato all'ordine sociale e politico. Cioè il monumento che poi veniva costruito era un monito alla popolazione e anche nello stesso tempo con la sua stessa presenza strumento di controllo politico, sociale e religioso dello Stato moderno. Quindi è un modo per controllare il dissenso e eliminarlo. Naturalmente esiste anche un nesso fra le colonne infami, infamanti, che poi possono essere non soltanto colonne, lo strumento materiale dell'infamia può essere una targa, può essere una pittura, quindi può essere una lapide e così via, le forme sono varie. Esiste un nesso fra queste colonne infamanti che vengono in genere erette sulle macerie della casa del reo con il fenomeno della damnatio memoria antica praticata fin dall'antica Roma e naturalmente di conseguenza con la dimensione giuridica e giudiziaria di riferimento che si trova nel diritto romano, ma questo pure lo vedremo meglio. Ma possiamo in ogni caso anticipare una domanda che forse poi l'autore potrà accogliere su quanto la damnatio memoriae sia connessa con quella che oggi chiamiamo la cancel culture. E l'altra caratteristica è l'intreccio disciplinare forte che emerge da questo libro e che ne fa uno strumento di storiografia metodologicamente attento. Troviamo la storia dell'arte, la storia del diritto, la storia della censura, della cultura, della memoria e anche dell'oblio, perché la memoria paradossalmente va accanto e è legata al tema dell'oblio. I due concetti da sottolineare, a mio parere, sono appunto la memoria e poi l'infamia. Per quanto riguarda la memoria, questo monumento era appunto una condanna alla memoria, che può essere individuale o anche collettiva, che manteneva le memorie nel monumento stesso in cui la negava, la condannava, la dannava. E questo è il paradosso di questo discorso sulla memoria, perché è una memoria al negativo, ma che deve resistere, esserci. E questo pone, secondo me, un problema, perché si potrebbe discutere se non fosse più efficace l'oblio rispetto alla memoria, cosa di cui peraltro all'epoca si discuteva. E invece per rimuovere e demolire un ricordo, la memoria è ritenuta più efficace dell'oblio. L'altro concetto che volevo sottolineare è quello dell'infamia, che deriva dalla teologia cristiana e che indicava chi doveva essere incluso o escluso dalla comunità. Nell'antico regime i concetti di fama, di reputazione, di affidabilità, di onore sono importantissimi e lo sono anche il contrario. Non a caso l'infamia, le infidelitas erano gli attributi degli ebrei, che infatti erano esclusi dalla societas. Quindi sono monumenti che parlano, sono dei media che trasmettono messaggi proprio come fanno i media di oggi. La domanda è perché ne sono rimasti pochi. 60 per tutta l'Europa non è un numero molto alto. E anche qui la risposta è molto interessante, perché che dà l'autore, perché ci rimanda a un evento epocale che è la rivoluzione francese. L'ossessione di distruggere le statue, di decapitarle, si è sviluppata con le rivoluzioni moderne, anche dopo la rivoluzione francese. E qui avviene, si vede un rovesciamento del fenomeno, perché il monumento di infamia del reo si può ribaltare, anche per esempio in seguito a un mutamento di regime, nell'infamia di chi lo ha eretto. E dunque il fenomeno riguarda non solo la costruzione, ma anche la distruzione, che ci spiega perché ne sono rimasti così pochi. Sono due fenomeni paralleli, intrecciati anche questi, come la memoria e l'oblio. Costruzione e distruzione.
in quanto appunto a un certo punto la memoria può tradursi in riabilitazione e in un'assunzione di cambiamento di senso opposto, ma sono due facce della stessa medaglia. E naturalmente qui si potrebbe inserire, forse qualcuno oggi ce lo farà, una riflessione sulle strategie di distruzione dei monumenti nell'antico regime, in particolare del vandalismo rivoluzionario, che non è molto tematizzato nel libro, è un tema di cui io mi sono anche abbastanza occupata, però ha il suo ruolo, ha il suo posto, ma poi ci dirà l'autore. E anche questo rovesciamento di significati tramite la distruzione ci riporta all'oggi, con la polemica soprattutto americana sulla cancel culture e sul, in genere più generale, sull'uso politico delle immagini di cui ci parlerà il professor Maifreda. Quindi abbiamo ancora questo nesso, distruggere per ricostruire, distruggere e ricostruire come atti politici. E ancora Manzoni ci aiuta a capire questo. Manzoni è un autore che andrebbe letto e riletto continuamente per gli spunti incredibili che nelle nostre affrettate letture liceali non potevamo cogliere. Ma per esempio su questa dialettica della distruzione e della ricostruzione e del cambiamento di senso troviamo ancora una volta Manzoni, il finale del capitolo dodicesimo dei Promessi Sposi, dove Manzoni ironizza sulle traversie di una statua di Filippo II di Spagna, una statua a Milano in Piazza dei Mercanti. Lì campeggiava il viso serio e burbero dell'imperatore spagnolo, ma nel luglio del 1797, nella Milano rivoluzionaria, a quella statua, cito, fu levata la testa, le fu levato di mano lo scettro e sostituito a questo un pugnale, e alla statua fu messo il nome di Marco Bruto. Quindi un completo rovesciamento di senso. E così, seguita Manzoni, stette forse un paio d'anni. Ma una mattina, certuni che non avevano simpatia con Marco Bruto, anzi dovevano avere con lui una ruggine segreta, gettarono una fune intorno alla statua, la tirarono giù e le fecero 100 angherie. Alla fine, ridottala a un torso informe, la trascinarono per le strade e la ruzzolarono non so dove. E quindi, ancora una volta, siamo partiti da Manzoni, torniamo a Manzoni. Allora, concludo questa mia breve introduzione presentandovi molto brevemente anche i nostri ospiti, in primis Marco Albertoni, che è l'autore del libro, che insegna storia moderna all'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara e si occupa di storia politica e religiosa, ma anche diplomatica, ho visto dalla sua bibliografia. E parlerà per primo, perché ha urgente necessità di ritornare a Milano, da cui è venuto proprio per questa presentazione, Germano Maifreda, che insegna storia economica all'Università Statale di Milano e che si è occupato di tantissimi temi, molti dei quali trattati qui nella nostra fondazione, e si è occupato di storia dell'Inquisizione, di storia degli ebrei, e ultimamente nel 22 ha pubblicato un volume dal titolo Immagini contese, storia politica delle figure dal Rinascimento alla cancel culture. E quindi qui entriamo proprio nel nostro tema. Abbiamo poi Alessandro Guerra, che insegna storia moderna a Roma Sapienza nella Facoltà di Scienze Politiche, che si è molto occupato di rivoluzione e contro rivoluzione in Italia, in particolare insistenza sul ruolo dei gesuiti nei contesti controrivoluzionari, e ha scritto diversi volumi. E infine, ma non ultima, perché è un caposaldo della nostra fondazione, una colonna della nostra fondazione, Federica, una colonna di fame, di buona fama,
ed è docente di storia del diritto medievale e moderno all'Università di Parma, ha studiato i codici e credo con particolare attenzione, mi sembra di aver capito, al codice civile di Maria Luisa. Hai fatto un convegno su questo, sì. Sì. E ha recentemente pubblicato un volume che si intitola La nascita di una corporazione nella Parma del Seicento, l'arte dei librari. E allora, dopo aver così a lungo parlato, do subito la parola a Germano Maifreda. Grazie, grazie Fondazione Besso, grazie professoressa Caffiero per l'invito. Mi scuso fin d'ora per il fatto che purtroppo in un semestre pieno di lezioni non avrò la possibilità di fermarmi con voi anche magari nella discussione finale, ma spero che ci saranno altre occasioni anche per poter lavorare assieme qui in Fondazione. Davvero complimenti per la splendida sede, le iniziative sempre interessantissime, sempre devo dire molto attuali, ed è un po' per questo credo che potrei forse contribuire alla presentazione del volume parlando un po' di attualità. L'intenzione appunto della Fondazione, ma credo anche dell'autore scrivendo questo libro, è quella di presentare dei temi storici leggendo in controluce dei fenomeni contemporanei. E devo dire che per chi un po' si interroga, come credo un po' tutti i presenti, no, sugli usi, cosiddetti usi politici della storia, o sulla interpretazione che noi oggi diamo dei lasciti storici nel contesto urbano, nel contesto cittadino, anche come forma di cittadinanza attiva, leggere questo libro veramente ha richiamato e continuerà, credo, a richiamare anche magari in altre iniziative che faremo, dei problemi e dei temi, credo, molto urgenti, oltre che interessanti. Urgenti perché, come sappiamo, la società cambia, la nostra stessa società, quella italiana, negli ultimi decenni è molto cambiata. Oggi in Italia ci sono 6 milioni di persone che risiedono stabilmente nel nostro paese, ma che non sono nate in Italia e quindi hanno residenza o cittadinanza acquisite nell'arco di una generazione. Questo è un tema che altri paesi di composizione più precocemente plurietnica della nostra, come gli Stati Uniti, come la Francia, come la Gran Bretagna, vedono dibattuto, no? Quello a cui accennava la professoressa Caffiero, delle forme di glorificazione del passato, come io amo chiamarle, cioè delle rimanenze nella nostra società di oggetti collocati su piedistalli. Possono essere colonne, possono essere statue, possono essere altre conformazioni. Il fatto che oggi queste forme pubbliche, queste figure, siano così scrutinate con questa attenzione, con questa critica, io a differenza di diversi altri colleghi la trovo una forma incoraggiante di storia presa sul serio. Mi pare che la cosa peggiore che si possa fare a una forma, a un monumentum, a un lascito del passato che documenta la storia nello spazio pubblico, sia non guardarlo, fare quello che tutti facciamo, ammettiamolo, di fronte alla storia, cioè presi dalle nostre mille incombenze della quotidianità, come ho fatto ora io venendo di corsa da Termini fino qui, è guardare davanti a noi o guardare in basso ma non levare gli occhi a ciò che il passato ci ha lasciato. Io credo che questo sia il peggior momento di sfregio e di disprezzo che noi possiamo fare nei riguardi del passato, cioè non guardarlo o gettare sui suoi resti uno sguardo indifferente, preoccupati come siamo e chiusi nella nostra individualità o nella nostra quotidianità. Per questo io credo che ciò che vediamo in società plurietniche, ciò che stiamo cominciando a vedere anche in Italia e che credo sempre più vedremo nei prossimi anni, ovvero l'interrogarsi sulle forme di glorificazione nel passato che sono nelle nostre città e il pretendere di avere una voce su di esse, credo che sia una maniera per prendere sul serio la storia. E sia una maniera per pretendere di parlare di storia. Penso che queste immagini, la professoressa Caffiero ha avuto la gentilezza di citare il mio libro, Immagini contese,
Penso che le contese attorno alle immagini siano una forma, la richiesta di una forma di voce sulla storia, che deriva spesso da minoranze storicamente discriminate, non necessariamente afroamericane, anche se molta di questa rivalutazione del ruolo pubblico delle immagini e della sua critica è arrivato dal movimento di Black Lives Matter, quindi che non a caso si è aggregato attorno a un'immagine, il famoso filmato di 9 minuti in cui George Floyd viene ucciso sotto lo stivale di un poliziotto bianco e che ha messo davanti agli occhi dell'opinione pubblica in tutto il mondo un fenomeno che si conosceva ma che non si voleva vedere con quella icasticità, ovvero un omicidio di un uomo di colore, con la potenza delle immagini. E quindi non è casuale ovviamente che quella minoranza nello specifico parta da un'immagine per rivendicare una voce sull'uso pubblico, sull'uso politico dello spazio pubblico, diciamo, e sul ruolo dell'immagine nello spazio pubblico. Però altre minoranze hanno o stanno prendendo voce, in particolare quella delle donne. Stiamo appunto in una fondazione intitolata Una donna, con dei progetti culturali sulle donne. Quello che dice molto bene questo libro è che spesso queste colonne infami sono gendered, nel senso che quasi sempre riguardano uomini, tranne in alcuni pochi casi di nobili donne, una spagnola e una cagliaritana, siamo sempre nel contesto spagnolo, che cito perché spesso le donne non si citano per nome, Maria Pacheco nel caso della comuniera spagnola che nel 1520 viene condannata col marito nell'ambito della rivolta contro Carlo I, insomma, diventato ormai Carlo V imperatore, e poi la sarda Francesca Zetrias, che a sua volta viene condannata ed esposta all'infamia attraverso una targa per avere, secondo l'accusa, attentato alla vita di un viceré sempre con un uomo. Le poche donne che abbiamo a disposizione in questa storia sono donne spesso condannate per avere collaborato con un uomo, e sono donne quasi sempre condannate all'infamia attraverso non tanto delle colonne ma attraverso delle targhe. Quindi questa è una storia anche di genere, e come una storia di genere la storia dell'immagine nello spazio pubblico odierno. La città da cui vengo, Milano, ha dovuto aspettare il 2019 per avere la prima statua una donna, quella a Ernestina di Belgioioso, grande protagonista del nostro risorgimento, donna che non solo ha intrattenuto politicamente nei propri salotti o sulle riviste da lei finanziate discorsi, pratiche di sviluppo dell'epopea risorgimentale, ma ha anche finanziato attivamente Mazzini e gli eserciti patriottici. Quindi una grande protagonista della nostra storia, che è la prima donna che a Milano ha avuto, peraltro su Piazzetta Belgioioso, quindi sul territorio che oggi è di proprietà della famiglia, ancora Belgioioso, sebbene sia poi concesso al passaggio pubblico, una testimonianza. Da pochi mesi si è aggiunta una seconda testimonianza, quella della statua Margherita Hack di fronte all'università in cui insegno, che richiama un problema molto importante, quello dell'accesso, o meglio del mancato accesso delle donne alle carriere STEM, alle carriere scientifico-tecniche, ma di fronte a un'università statale inevitabilmente richiama anche il tema del rapporto tra scienza e fede, perché sappiamo benissimo Margherita Hack, scienziata di ferma ateismo, è riportata in questa statua nello scrutare il cielo con un telescopio invisibile, cosa che davanti a un'università statale che nasce orgogliosamente laica nel 1924, stiamo festeggiando il centenario, un anno dopo l'università cattolica, quindi con un significato specifico anche nella città, nello spazio pubblico cittadino, assume un significato anche questa statua Margherita Hack, insomma, di richiamo e di monito sui temi dei rapporti tra scienza e fede, scienza e religione nella nostra storia. Ecco, oggi il movimento delle donne dice: sapete che c'è, delle vostre statue a noi non ci importa proprio niente, nel senso che è troppo tardi disseminare oggi di statue le città che le donne non hanno. O meglio, ci sono donne che vedono con favore queste nuove forme di glorificazione del passato al femminile, altre donne invece che sono molto severe nel tema
di questo libro, ovvero ciò che si poggia sui piedistalli, il problema della statua, il problema della colonna infame, è il problema di stare sopraelevati, no? Di qualcosa che si eleva sopra la società e che quindi dà in qualche misura l'idea di una storia fatta da singoli protagonisti, no? Non da una storia collettiva, non da una storia che emerge da una partecipazione complessiva dei gruppi sociali, dei movimenti politici, in una dimensione corale, ma è una storia che spesso, quella di cui ci parlano le forme di glorificazione del passato, è una storia fatta dal singolo individuo, no? E il movimento delle donne, alcune anche dichiarazioni in contesti pubblici, ha detto che questa è una modalità tipicamente maschile che a noi non interessa più. Tutto ciò per dire che questo tema appunto delle colonne infami e dei suoi usi, secondo me storici, è un tema secondo me molto stimolante, perché ci porta nell'ambito di una possibile visione, almeno io l'ho letto anche soprattutto in questo modo, come dire, non neutrale della storia. Chi fra storici, parlo al maschile volutamente, nel senso che sono quasi sempre storici uomini, eleva secondo me degli scudi di fronte alle forme di contestazione delle forme di glorificazione del passato, lo fa secondo me invocando un po' una lesa maestà, credo, un po' fuori luogo, nel senso che i titoli che poi leggiamo sui giornali, nel dibattito pubblico, è la cancellazione della storia, la cancellazione del passato, la storia negata, come se le statue fossero la storia, no? L'esempio che ho fatto poc'anzi, cioè una città senza statue femminili, dimostra chiaramente che le statue non sono la storia, perché le donne nella storia ci sono state, ma le loro statue non ci sono. Quindi credo che basterebbe questo controesempio per dimostrare che non c'è nulla di neutrale, di intatto e di innocente negli oggetti, nelle forme di glorificazione che punteggiano le nostre città. Ci sono delle forme di costruzione, di forme di glorificazione del passato che dipendono da degli assetti di potere, lo dice molto bene questo libro di Albertoni, che esprimono gli assetti di potere che le hanno prodotte. Quindi un assetto di potere patriarcale non può che produrre una città senza statue femminili, anche laddove cerca di metterci una pezza. Questa è la critica del movimento delle donne oggi. E quindi io credo che c'è un primo stimolo che questo libro ci dà, cioè cerchiamo di guardare alle forme di glorificazione del passato oggi incise nei nostri spazi urbani con occhi disincantati, con occhi critici. Non assumiamo che tutto ciò che noi vediamo nello spazio ci sia giunto neutralmente. Non assumiamo che le cose che vediamo attorno a noi siano sempre state lì. Non sono sempre state lì, sono state messe lì per certe ragioni specifiche che dobbiamo decifrare, come storici ma anche come cittadini. E ci sono tante cose che non ci sono. Questo è il secondo punto, secondo me, molto interessante. La cosa che diceva benissimo Marina Caffiero prima, cioè sono più forse le cose che abbiamo perduto che quelle che sono state tramandate, soprattutto nell'ambito dei movimenti di oblio e di infamia. Quindi abbiamo tante cose che non ci sono, e quindi a maggior ragione credo che lo spazio civico ci interroghi anche rispetto ai suoi vuoti, non solo rispetto ai suoi pieni. Ci interroga da vari punti di vista. Il primo livello l'ha illustrato benissimo la professoressa Caffiero, cioè ogni fase di cambiamento rivoluzionario, politico, culturale, sociale, è una fase che contesta i simboli di glorificazione del passato. Altri studi di Marina Caffiero mostrano come la statua del Papa sono state contestate, sono state sfregiate, sono state distrutte in grosse fasi di cambiamento storico. Tutti abbiamo negli occhi il bellissimo film di Angelopoulos, Lo sguardo di Ulisse, in cui in una sequenza di 10 minuti vediamo una statua di Lenin giacere lungo un fiume, che segna la fine del Novecento, sostanzialmente, quell'immagine.
Ci sono alcuni casi in cui condividiamo lo sguardo di chi abbatte le statue e allora ci pare la cosa più normale abbatterle. Quando vengono abbattute le statue dei dittatori, che siano Saddam Hussein o che siano Mussolini, empatizziamo con chi le abbatte e la cosa ci appare naturale. In altri momenti facciamo più fatica a empatizzare per il fatto tendenzialmente che non condividiamo le istanze di chi muove quelle azioni. Quindi noi stessi dobbiamo, secondo me, in qualche misura collocarci nell'ambito di una dialettica tra ciò che vediamo gli altri stanno facendo e ciò che faremmo noi al loro posto, cioè quelle azioni che peraltro quasi mai sono azioni di abbattimento, molto più spesso sono azioni condivise di risignificazione, di ricollocazione, di ricontestualizzazione. Sono quelle azioni comunque ci obbligano a chiederci cosa farei io a quel posto. È una cosa che è proporzionata rispetto a ciò che sta accadendo, il tipo di messaggio che si vuole dare vale una vernice rossa o non lo vale? Quella statua ha davvero un senso che sia lì? La statua di Theodore Roosevelt che davanti al Museo di Storia Naturale di Manhattan ha ai suoi piedi a cavallo un afroamericano e un nativo americano, mentre il presidente Roosevelt cavalca verso ovest e conquista al Messico tutta la parte della West Coast. È l'immagine che oggi gli Stati Uniti vogliono dare di sé, è l'immagine che oggi la città di New York vuole dare di sé, è l'immagine che il Museo di Storia Naturale di Manhattan vuole dare di sé o no? Quindi queste statue interrogano tutti. Spesso il tema che emerge da questo libro è un tema collettivo, cioè queste forme di rimanenza dell'infamia interrogano tutta la società e ci fanno pensare: ma che immagine vogliamo dare noi oggi della nostra società? Cosa vuol dire una città senza donne? È l'immagine che Milano vuole dare di sé questa o no? Manhattan vuole dare di sé l'immagine di un conquistatore bianco a cavallo che ha ai suoi piedi un nativo americano, un afroamericano o no? Se sì, chi lo decide? Ci sono delle realtà, Council of Design, in cui democraticamente si esaminano delle istanze presentate con delle raccolte di firme da esponenti della società civile variegate, che poi vengono votate democraticamente, le ricollocazioni vengono fatte sulla base di tutte le cure. La statua di Roosevelt che citavo prima è una statua che viene trasportata dopo uno studio accuratissimo di storici dell'arte che la restaurano nell'ambito di una giornata di studi che ha prodotto degli atti, è una statua che viene ricontestualizzata in un museo. Questa può essere una buona pratica che riflette, secondo me, necessariamente la voglia che oggi molte cittadine e cittadini hanno di dire la propria su ciò che oggi punteggia lo spazio pubblico. Peraltro questi temi, per rimanere alle colonne, c'è una grande colonna che stava all'Università di Hong Kong che ricordava i martiri di Piazza Tiananmen, che è stata rimossa dalle autorità dell'Università di Hong Kong, chiaramente su pressione delle autorità cinesi, e oggi non c'è più. La statua di Caterina di Russia, oggi a Odessa, è stata rimossa lo scorso anno su un voto del Consiglio Comunale di Odessa. Quindi ci sono anche forme di rimozione o di ricollocazione delle statue, dei monumenta, che sono decise da autorità politiche, non sono sempre soltanto forme di contestazione del passato, quelle dal basso, diciamo, che portano a ripensare lo spazio pubblico. Tutto ciò per dire che questo tema della rimanenza storica dell'infamia e della pubblicità dell'infamia è un tema, secondo me, che ha oggi una importantissima funzione, che è quella di indurci a discutere che cosa vogliamo fare come cittadine e come cittadini dello spazio in cui viviamo. Ripeto, credo che il punto, e secondo me questo libro lo chiarisce molto bene, non sia tanto quello del turbare la sensibilità di. Il punto è soprattutto quello del cosa facciamo dello spazio pubblico. E su questo credo che un po', questo, quello che ho apprezzato molto dello stile di questo libro è in qualche misura l'entrare in punta di piedi su tutto un insieme di questioni appena alluse. Perché io penso un po' che gli storici dovrebbero un po' fare un passo indietro su questo tema, come dire, del cosa fare delle testimonianze storiche nello spazio pubblico,
perché la nostra professione credo dovrebbe essere soprattutto quella del contestualizzare, come benissimo fa Storia delle colonne infami, contestualizzare quello che noi vediamo, perché è lì, cosa significa, perché c'è stato tramandato, perché non c'è stato tramandato, che cosa può dirci oggi, ma soprattutto che cosa voleva dire quando è stato fatto e quali sono i significati che sono stati attribuiti a questa cosa nel tempo. Io credo che questo sia il nostro lavoro. Un po' come ai medici si chiede di parlare di vaccini, credo che la specialità nostra su questo tema dell'uso politico della storia, perché di questo stiamo parlando secondo me oggi, sia quella di costruire i contesti e spiegare i contesti, che è un lavoro difficilissimo perché i contesti si costruiscono in anni e anni e anni di archivi, anni e anni e anni di studio della bibliografia, se no sono semplicemente la proiezione di pregiudizi. Quindi credo che noi dobbiamo rivendicare, come dire, la specialità della costruzione del contesto. Però sono anche altrettanto convinto che l'ultima parola debba aspettare la cittadinanza, cioè che chi oggi vive concretamente la città, giorno dopo giorno, debba poter avere una voce, chi oggi fa politica e chi fa amministrazione debba predisporre dei luoghi di confronto come questo, democratico, culturale, in cui si possa parlare. Se oggi qualcuno vuole dire la sua su una statua, che fa? Scrive al comune, manda un'email, telefona all'assessorato all'urbanistica. Non abbiamo oggi degli strumenti per esprimere una voice sull'uso politico dello spazio pubblico. In altre culture queste istituzioni iniziano a essere create e credo che questo sia urgente che lo si faccia anche da noi. C'è un passaggio di questo libro che in qualche misura esprime il suo significato. Dice, le condanne alla colonna infame sembrano mostrare elementi e dinamiche ricorrenti, che si possono interpretare come uno dei modi in cui le autorità tentarono di disciplinare la memoria di alcuni accadimenti e servirsene durante una lunga stagione di affermazione e accentramento dello Stato moderno. Effettivamente le storie che qui sono esposte sono storie soprattutto del 500, del 600 e del 700, nel momento in cui il 700, di questo parlerà sono sicuro il collega dopo, inizia a dire la sua, no? Perché alcune cose mancano, perché arriviamo in un momento storico in cui forse un mutamento di paradigma politico, forse un mutamento di paradigma intellettuale, spesso si cita Foucault in questo libro, no? Lo splendore dei supplizi, che ovviamente i supplizi pubblici di età moderna, le gogne, le torture, le impiccagioni, i roghi, che lascerebbero poi posto nella seconda parte dell'età moderna, nella contemporaneità, alla prigione chiusa in cui si condanna alla sedia elettrica la persona senza mostrarla a nessuno, no? Questo passaggio che disarticola un po', no, le nostre idee di antico regime come crudele ed efferato, e invece di un 8-900 come civile, no? Perché occulterebbe, nasconderebbe la crudeltà, è il filone foucaultiano che in questo libro Marco mette in luce molto bene, insomma, cioè perché queste immagini non ci sono più, non necessariamente perché si voleva offendere meno chi poteva avere delle ragioni per offendersi di fronte a certe immagini, ma perché il supplizio, perché l'infamia passa nell'occulto di certi luoghi, diventa una dimensione nascosta nell'ambito della città e quindi la pubblicità non diventa più il momento fondamentale della punizione, ma la punizione viene consumata nel nascosto, nelle periferie, dietro i muraglioni dei luoghi di reclusione. E poi continua Marco, un tentativo di irregimentare la memoria attraverso dei monumenti che intendevano raccontare vicende riprovevoli. Queste storie venivano tramandate con un linguaggio composito, ma dai contenuti semplici e manichei, il piedistallo, che mostrava cioè una giustizia reattiva e trionfante, sempre pronta a schiacciare senza indugi il male. Quindi attorno a queste colonne si gioca una grande battaglia tra bene e male, la battaglia della lesa maestà, la battaglia che, eh,
che parte da una fattispecie giuridica che poi nella codificazione contemporanea può essere paragonata a quella dell'associazione criminosa, no? Dell'associazione sovversiva, dell'attentato, del vilipendio, no? Sono dei reati che in parte oggi sono stati depenalizzati, la lesa maestà divina, quello per cui si veniva condannati per eresia, è diventato oggi un victimless crime, sono quei reati che si sono, penso che la collega ne parlerà, che sono stati depenalizzati perché la vittima reale non c'è, la vittima reale è Dio in persona quando io ledo la maestà divina, e quindi il mondo, la sfera a cui appartengono questi piedistalli è la sfera manichea del il male sta da una parte e il bene sta dall'altra. Il punto è che questa polarizzazione, mi avvio alla conclusione, è talmente manichea da poter essere abbondantemente utilizzata da tutti, perché nel momento in cui stabiliamo dove sta il bene e dove sta il male, naturalmente ci possiamo appropriare, a seconda dei nostri punti di vista e a seconda delle dimensioni politiche prevalenti, dei rapporti di potere mutevoli, del male stesso, del bene stesso. Tanto è vero che queste colonne, succede a Venezia, succede in Germania, nelle città imperiali, quando arriva il funzionario francese, siamo alla fine degli anni 90 del Settecento, inizia a dire che, per esempio, la colonna eretta da Aquisgrana, che condanna un caso di, diciamo, lesa maestà umana nei riguardi del consiglio comunale, del consiglio della rappresentanza cittadina, viene interpretato come una colonna eretta a favore di un eroe, Gürich, famoso difensore della costituzione democratica della città, una figura che è stata perseguitata da una magistratura arbitraria tirannica che fece erigere quel pilastro, continua il funzionario francese nel 1797, per rendere immortale questa vendetta crudele che l'ingiusto antico regime ha perpetrato nei danni di questo eroe della democrazia, e intimidire coloro i quali oggi cercheranno di difendere la causa pubblica, cioè coloro i quali oggi, da veri rivoluzionari, da veri giacobini, tenteranno appunto di dire la loro rispetto alla tirannide dell'antico regime. E poi c'è tutta una interessante rassegna di come questi monumenti vengono utilizzati nell'Ottocento, a scopo anche un po' gotico, barocco, nel corso del Novecento, nel movimento degli anni 70, in cui in altre città, mi pare che sia questa volta ad Aquisgrana, forse no, è quella di... è il caso, il primo caso che tratti, quello in cui il movimento degli anni 70 delle tre città imperiali di Francoforte, e su cui chiudo, il movimento degli anni 70 rivaluta quella colonna come espressione di un impeto sovversivo, rivoluzionario, democratico, emerso nell'ambito di quella che in realtà, Marco la ricostruisce molto bene, fu una contestazione di un pasticcere appunto tedesco, che in un contesto in cui si elegge il nuovo imperatore Mattia II capeggia un movimento che chiede sì da una parte di vedere la documentazione su cui si fondano le legittimità e i privilegi del consiglio, chiamiamolo comunale, di questa città imperiale, ma dall'altra attacca il ghetto a mano armata, espelle più di 1000 ebrei che si trovavano a Francoforte in quello che secondo taluni è considerato il prototipo del ghetto, al punto che gli ebrei costruiscono una contronarrazione che addirittura oggi per alcuni secoli celebrano un Purim con il nome del pasticcere, sì, che è sì, il Vince Purim, sì, sì, dal nome del pasticcere Vincent Fettmilch, che esprime, e su questo vorrei chiudere, una possibilità secondo me di interpretare poi questo tipo di fenomeni, a cui tu accenni appena, ma secondo me può essere anche questa un'interpretazione fertile. È vero che queste colonne esprimono disciplinamento e regimentazione, esprimono anche però, secondo me, e continuano a essere in qualche misura delle forme guardate, esprimono una possibilità di elaborare il trauma. Il fatto che oggi
di fronte ad alcuni simboli del passato, appunto il caso della comunità ebraica, nella colonna di Francoforte, alcune minoranze si aggreghino anche per contestarle, secondo me dà una seconda possibilità di lettura, cioè quella dell'elaborazione del trauma collettivo. Nel caso di minoranze, di gruppi sociali che nella storia hanno avuto e continuano a avere per certi aspetti, hanno sofferto e continuano a soffrire di discriminazione, di forme di oppressione, in questo caso le donne sono a tutti gli effetti sociologicamente considerate una minoranza, sebbene numericamente non lo siano, il fatto di elaborare, preservare, contestare delle immagini è anche un modo, credo, costruttivo, positivo, benefico, di liberare una forma di elaborazione collettiva e complessiva del trauma storico. E non è un caso, secondo me, che attorno a molte di queste colonne si elaborano delle leggende, si riprendano delle canzoni, si facciano delle ricorrenze. Perché le forme di glorificazione del passato, secondo me, possono oggi essere risignificate e utilmente inglobate nello spazio pubblico se le consideriamo degli oggetti, degli strumenti per elaborare dei traumi che purtroppo ancora nell'attualità, ancora in questi giorni, insomma, la storia imprime sulla pelle di tutti noi e tutte noi. Grazie. Allora, grazie a Germano per questa bella riflessione, anche molto elaborata e complessa. Anch'io avevo notato questo elemento appunto della colonna infame come monumento gendered, il fatto della scarsità, insomma, che però in qualche modo metterei in connessione con la pubblicità del monumento in questione, una pubblicità che forse per le donne era un po' meno tollerata, nel senso di non, come avviene per esempio per la comminazione delle pene, la riluttanza a comminare la pena di morte o a fare delle esecuzioni pubbliche. E dietro ci vedo ancora una volta una discriminazione di genere, in qualche modo. Il cognome lo dice bene. Infatti, in qualche modo è discriminante anche questo. Però è interessante, per esempio, che noi viviamo in una città, Roma, che non è molto presente nel libro, tranne quella vicenda così molto specifica, diplomatica, dello scontro con il Reggimento Corso. È una città che è piena di statue di donne, senza pensare soltanto qui, non troppo lontano, al Gianicolo, insomma, dove ce ne sono veramente tante, più la grande statua di Anita che domina l'Aventino, però anche per altri elementi, cioè c'è una femminilizzazione di Roma anche sul piano dell'immaginario simbolico, questo è poi molto evidente in tutta la storia della città e in particolare nell'Ottocento attraverso quello che poi anche in Francia c'è, cioè la simbolizzazione dello Stato attraverso la figura femminile, quando poi le donne in realtà sono escluse. Questo mi pare un punto molto interessante da raccogliere e l'altro punto, quello dell'uso politico della storia, è certamente molto interessante, una cosa di cui anche io mi sono molto occupata, però è anche nel rapporto con lo spazio pubblico è anche da domandarsi quanto è difficile accorgersi di queste statue, nel senso che non le vediamo più, come l'hai detto tu, ma nel senso anche che sono documenti scritti, perché lì c'è scritta una storia, c'è una narrazione storica, ma non credo che qualcuno si fermi a leggere tutta, tra l'altro tu riporti, ci sono anche dei pezzi piuttosto lunghi, insomma. Quindi sarebbe bello che ciò avvenisse, come una specie di tour, no? In cui si prendono in considerazione alcuni di questi monumenti, li si leggono al pubblico, li si fanno
anche capire. Io li vedo molto come l'equivalente di pietra dell'archivio di carta, però chiaramente hai ragione tu, c'è un uso anche politico-ideologico più pesante, più forte. Allora, grazie e passiamo invece a sentire che cosa ci dice il nostro collega Alessandro Guerra. Grazie. Grazie. Si sente, sì. Grazie davvero di questo invito. Grazie alla nostra ospite, la professoressa Caffiero. Grazie, sono molto contento di essere in questa sede che non conoscevo e sono, ammetto, diciamo, questa dichiarazione di colpevolezza. E grazie anche alla bella relazione di Maifreda, che appunto mi fa riflettere, diciamo, e mi fa correre il rischio di, diciamo, di sconvolgere dei pensieri che ho fissato su carta, ma cercherò di mantenermi fedele al testo. Allora, diciamo, grazie soprattutto a Marco Albertoni, perché devo dire, non sono uno specialista di queste cose, ma leggere il suo libro mi ha molto colpito e mi fa pensare che appunto ci sia in qualche modo, in questo, diciamo, può essere anche una vaga domanda, c'è una viviscenza, no? Come dire, una riscoperta manzoniana, perché c'è stato il libro di Bizzocchi sul Manzoni come costruttore della nazione, ora diciamo vado a memoria, c'è in questi giorni è uscito il testo di curato da Prosperi, che ha riedito Adriano Prosperi, che ha riedito la storia della colonna infame, e c'è anche un altro bel libro che, diciamo, mi piace menzionare, che è di Stefano Brugnolo, Rivoluzioni e popolo nell'immaginario letterario italiano ed europeo, edito da Quodlibet, in cui, diciamo, si sofferma molto accuratamente anche lui su Manzoni e la storia della colonna. Diciamo, sia Prosperi che Brugnolo lo leggono Manzoni, diciamo, alla luce della paura che gli ha suscitato la rivoluzione francese, e quindi vedono anche la peste come una catarsi, hanno un valore catartico, la peste, in cui appunto è questo virus che serve per passare oltre, no? Per dimenticare la violenza, il terrore, e in qualche modo, diciamo, siamo anche in questo contesto con la lettura di Marco Albertoni. Diciamo, la storia delle colonne infami, cioè le colonne infame era appunto una colonna che il potere, ed è questo molto interessante, perché proprio in funzione della repressione di questa accusa nascono alcune magistrature inquirenti che poi per tutta la modernità saranno, come dire, faranno paura, no? Giustamente paura, perché saranno atte a perseguire l'eversione, diciamo così, tra virgolette, un termine probabilmente troppo contemporaneo per spiegare il senso, ma insomma lo faccio valere qui. Il crimine di lesa maestà di primo grado, è questa la formula, diciamo, più appropriata, cioè l'alto tradimento, vale a dire l'attentato all'ordine sociale, diciamo, e ai rischi e alle minacce anche all'ordine sociale, che, diciamo, e alle turbative dell'assetto, della stabilità sociale. In questo, naturalmente, Foucault. Cioè la teatralità, anche l'efferatezza, no? Con cui, diciamo, c'è la punizione del reo prima che venga innalzata la colonna, di cui appunto è una conseguenza, per eternare quell'afflizione. E questo è qualcosa, diciamo, che ha segnato per intero la modernità. Mi piace che Marco, lo chiamo così perché sono abituato a chiamarlo così, senza cognome, Marco dica che le colonne sono anche uno strumento di propaganda. E mi ha ricordato una bella definizione, una felicissima definizione di Linant,
che a proposito dell'architettura rivoluzionaria dice che anche consapevolmente e inconsapevolmente quell'architettura rivoluzionaria, cioè quell'architettura, quel nuovo assetto urbano delle vie, delle statue, dei volti che la rivoluzione raffigura, sono un corso silenzioso di etica. E mi sembra che anche le colonne che vengono erette a pubblicità di quel tentativo di rompere l'ordine, di infrangere l'ordine e appunto di mettere a repentaglio la sovranità, il sovrano, eccetera, mi sembra che possano essere anche loro, diciamo, un corso silenzioso di etica, no? Un corso silenzioso di etica, diciamo, segnato dalla repressione, io direi anche dall'oscurantismo. E però appunto lo sono, perché segnano l'assetto, l'ordine architettonico urbano, e lo segnano realmente, perché l'erezione della colonna è, diciamo, il passaggio, il movimento successivo all'abbattimento dell'abitazione e allo spargimento del sale per evitare che appunto crescano, possa crescere, possa rifiorire, rigenerarsi la natura. Mi veniva, diciamo, anche da sorridere, ora scusate la trivialità di quello che sto per dire, però appunto mi sembra di poter dire, da quello che ho letto, è che quegli spazi liberati non erano soggetti a nessuna forma di speculazione poi successivamente, cioè rimanevano, no? E mi viene da sorridere perché penso ad oggi, perché uno spazio liberato, diciamo, sarebbe immediatamente occupato, anche se capita in città che facevano dell'economia, come dire, anche della floridezza, dell'economia, della vivacità, della dinamicità, come Venezia e Genova, un caposaldo della loro azione. Quindi una propaganda, uno strumento di propaganda della paura, perché poi è questo, no? È appunto la terribile punizione, era più terribile quanto più, come dire, era stata grave la minaccia che aveva scosso e che aveva, diciamo, scosso l'ordine, e di un potere che naturalmente, siamo nel pieno della modernità, si pensava non solo, come dire, una causa politica, ma aveva anche una virtù religiosa, una virtù sacrale, no? Un'origine sacrale. E quindi era un attentato non solo al potere, ma anche al sovrano assoluto, quello dei cieli, il Dio celeste. Quindi un monito che non riguarda naturalmente tanto, come dire, il presente, no? Il fatto, perché il presente era segnato dalla condanna, era un monito per il futuro, perché appunto era una testimonianza che nel futuro niente e nessuno potesse osare ripetere quel gesto. Quindi una vera e propria pedagogia della paura. E naturalmente in questa capacità di comunicazione c'è tutta la modernità, no? delle colonne, diciamo anche di questa idea di costruire, non so bene come sia nata, perché diciamo il primo caso che citi, se non vado a memoria, è quello di Baiamonte, esatto, e siamo a Venezia e si inventa questa, l'erezione di una colonna che a volte, diciamo, più nel, come dire, nel contesto francese è una piramide, molto spesso, quindi non una vera e propria colonna. Comunque, diciamo, di fatto è uno strumento comunicativo, di una modernità incredibile. Si parla attraverso le iscrizioni, il potere parla con la cittadinanza, è una forma appunto di, come dire, di persuasione anche, no? E naturalmente di perpetuazione di quella memoria che si deve dannare. Quindi, diciamo, è naturalmente le parole che impone il potere, non parole che, diciamo, il giudice proferisce in nome di un mandato che gli viene dal popolo, ma il nome è la ripetizione del comando. A cui giustamente Marco dice che poi, quando vengono abbattute, diciamo, allo stesso modo corrisponde una contronarrazione, diciamo, di quel potere, anche i diversi discendenti che provano a
distruggere la colonna o di quei giudici che forse, di quei discendenti dei giudici che forse pentendosi o forse diciamo temendo qualcosa anche per la discendenza di quei giudici che diciamo non sono stati poi così imparziali, segano proprio materialmente la stringa dove compare il loro nome per diciamo attribuire quella giustizia a un parere insondabile. Ecco, allora, diciamo, qui c'è una domanda, perché io avrei, diciamo, speso qualche riflessione in più, non che tu non lo faccia, diciamo, se lo argomenti anche a uso e a funzione del pubblico che ci ascolta, qualche riflessione in più sulla progressiva caduta in disuso della pittura di infamia. Perché tu dici a un certo punto che alla pittura viene preferita sempre più abitualmente, fino ad imporsi come motivo definitivo, la colonna. E questo però, parlando di modernità, mi suona un po' bizzarro, perché appunto tutta la modernità ha, penso alla Controriforma e all'uso delle immagini, perché era immediatamente intellegibile anche da chi non conosceva né l'italiano né il latino, che sono le due lingue che, diciamo, sono l'italiano, scusa, volgare, insomma, perché poi c'è anche tutta una casistica degli altri stati, quindi volgare e latino, che erano le lingue tradizionali con cui si scriveva. E invece, diciamo, la pittura è immediatamente fruibile, no? Appunto penso al Catechismo di Eliano e tutte cose sull'arte e le immagini, diciamo c'è tutta una interi scaffali di bibliografia, diciamo, su questo. Cioè non può essere il limite, mi sembra che tu dica un po' questo, no? Non può essere solamente il fatto che le pitture, come dire, sono sottoposte, che è vero oggettivamente, diciamo, sono sottoposte a agenti atmosferici, quindi si deteriorano immediatamente prima, no? Rispetto a una colonna che invece sta lì e resiste alle intemperie anche, diciamo, con qualche difficoltà. La temporalità è importante. Allora, il primo caso è quello del 1348. E fino al 1815 in Corsica, diciamo, sottolineo perché poi lo riprendo dopo questo passaggio della Corsica. No, in realtà 1310 è Baia Monte Tiepolo, che era un patrizio, e poi ci sono vari passaggi, vari luoghi, diciamo, dico a titolo così provvisorio, la Danimarca, il Portogallo, il Brasile, cioè le colonie del Portogallo, Venezia, Vicenza, Genova, Savoia, la Spagna naturalmente, la Corsica appunto e Tirano, che è diciamo l'ultimo caso, diciamo, in termini, oltre quello della Corsica, è il Portogallo e l'affair, diciamo, Tavora, in cui però diciamo c'è legata tutta la vicenda di Pombal, che fa assumere alla vicenda, diciamo, un tratto un po' così, diciamo, episodico, in cui appunto ci sta dentro, diceva giustamente la professoressa Caffiero, ci stanno dentro i gesuiti, ma i gesuiti e la modernità sono secondo me inscindibili. E l'unico tratto, mi pare di poter dire, cioè diciamo in tutta questa casistica in cui ti diffondi e che illustri anche, diciamo, tra l'altro anche con una penna, devo dire, molto felice, l'unico tratto comune appunto è il rischio eversivo, cioè l'attentato vero e presunto ai poteri dello Stato, che indipendentemente dalla soluzione che prospettano, cioè non c'è una chiara, vogliono fare un, diciamo, per assurdo parlo, vogliono fare una dittatura del proletariato, una repubblica, una monarchia, indipendentemente, naturalmente, diciamo, si persegue il crimine di lesa maestà. E quindi lo analizzi attraverso la lotta fra le fazioni, il rapporto centro-periferia, la violenza e i delitti afferrati, che sono l'ultima parte del testo, diciamo, delitti efferati che richiamano su di sé una violenza ancora più efferata. Quindi non c'è, diciamo, sono questi, e questo è il tratto comune, perché ho provato a stabilire dei punti di contatto fra le storie e in realtà non ce n'è.
Cioè non c'è una radice di classe, lo dico con termini che diciamo non sono propri novecenteschi, direi, con termini di classe, cioè non, diciamo, non c'è un potere dei subalterni che attentano al potere per imporsi, perché molto spesso sono patrizi, appunto Baiamonte è un patrizio, sono nobili, aristocratici, diciamo mettono al centro della vicenda una forma, diciamo, primordiale di appartenenza di classe sociale, ma in realtà lo superano immediatamente, sono spesso, diciamo, i popolani che vengono, come dire, usati, strumentalizzati dalla borghesia o dall'aristocrazia per dargli un'apparenza, diciamo, di collettività, di collegialità, insomma, che però in realtà non esiste. Diciamo, ho notato anch'io questa, e non può essere appunto la vicenda di genere, perché diceva giustamente ancora una volta la Marina Caffiero, diciamo, per dare una condanna bisogna riconoscere una soggettività al protagonismo femminile che in tutta la modernità non viene mai segnato. Diciamo, c'è poco, non so dirlo neanche in altri termini, cioè non si riconosce la soggettività, quindi si condanna, ma si condanna al silenzio, è un soggetto silente e le condanne sono taciute, vengono registrate negli archivi e lì le troveranno poi gli storici, però appunto è un problema proprio di soggettività politica che manca. Vengono riconosciute le singole donne alcune volte, ma diciamo manca un soggetto collettivo che è il protagonismo, che è il protagonismo femminile. Quindi diciamo, allora, l'unica invece tratto comune, che mi sembra davvero comune, a parte il caso di questo Nicole List, che era, diciamo, una sorta di, viene dipinto anche come una specie di Robin Hood, di, insomma, che è la dimensione urbana. Mi sembra questo il tratto che diciamo, è evidente. È nelle città che c'è il potere e nelle città si elaborano, come dire, costruzioni, narrazioni, narrative di contropotere. E mi sembra appunto, diciamo, veramente l'unico, o almeno quello più forte, no? di tratto distintivo. E in questo devo dire, appunto, mi piace, cito anche, diciamo, faccio la persona colta, cito anche Machiavelli, per dire che appunto le colonne infami mi sembrano appunto uno strumento moderno per leggere la modernità e leggere appunto quella che è la realtà effettuale, cioè è nelle città che si costruisce il potere, è nelle città che si cerca di attentare al potere e di diciamo se ne, e in quanto moderno, in quanto realtà effettuale, diciamo, mi piace anche che hai sottolineato con dovizia il fatto che gli stessi autori del, come dire, di queste condanne, no? I zelanti osservatori, i rigorosi custodi dell'ordine, capiscano che quella colonna è sì una minaccia a eterna rimprovero dei condannati, ma può essere anche un eterno memento per, come dire, sottolineare il fatto dell'ingiustizia, no? o della virtù di coloro che stanno condannando per un processo ingiusto. Tali memorie, cito da qualcuno di cui non ricordo più, non ho dimenticato di segnarmi da chi cito, tali memorie piuttosto invitino che imbrigliano la temerità dei pessimi. No? E c'è questa chiara consapevolezza del rischio che si sta correndo. Cioè il rischio che appunto questa grammatica della repressione, come dire, inoculi in colui che patisce, va bene, ma in colui che osserva e è costretto ad osservare nei secoli successivi, come dire, anche la scintilla per il superamento di quel regime che ha condannato. E mi sembra questo, come dire, il senso più forte che la rivoluzione, diciamo la rivoluzione francese o tutto quel mondo che ruota intorno alla rivoluzione francese, diciamo, contribuisce a diversificare rispetto al significato originario. Cioè, lo dici tra l'altro anche esplicitamente, c'è una sorta di capovolgimento del giudizio.
Cioè i giacobini, uso il termine in maniera proprio indistinta, i giacobini, cioè i rivoluzionari, in maniera piuttosto astratto, gli capitava però abbastanza spesso, individuano, come dire, nei nemici dell'ordine precedente, dell'ordine che stanno superando o che la rivoluzione vuole superare, individuano, come dire, i loro amici, i loro eroi. No, ne fanno appunto anche in maniera romantica una figura di antieroe positivo, solamente perché appunto è stato condannato da un regime che pensano dispotico, che si vuole superare, che è oppressivo, barbarico e via dicendo. Cioè una sorta di protomartire della libertà. La rivoluzione appunto supera invece queste cose perché cambia, e poi se non diciamo, a meno che non ci dai un altro libro sulla stagione post-rivoluzionaria, mi sembra che le colonne infami dopo la rivoluzione, diciamo, non compaiano più, perché secondo me è cambiato proprio il paradigma, cioè il paradigma di senso, no? Sono cambiati i valori, le parole, diciamo, mi ha sorpreso che anche Napoleone in Italia nel 1797 condanni un moto controrivoluzionario nella Garfagnana e scriva al suo generale sul posto di erigere una piramide al modello francese contro questi controrivoluzionari. Ora, io non credo che la rivoluzione, diciamo, abbia nulla a che fare con le colonne infami. Anche la vicenda del vandalismo, che pure esiste, diciamo, appunto c'è questo libro bellissimo di Grégoire, eccetera, eccetera, però non so quanto, diciamo, lì è vero che, diciamo, spostano, non distruggono, cioè distruggono anche però per un periodo limitato ed esclusivamente in Francia. Ad esempio in Italia, quando arrivano i rivoluzionari e si formano le repubbliche democratiche, diciamo, più che distruggerle, le spostano, le riposizionano, perché risignificano, diciamo, l'assetto urbano. Molto spesso, ad esempio, ho studiato un caso di Firenze dove c'era Cosimo che chiudeva una prospettiva, lo spostano perché appunto il potere dispotico era fuori da qualunque forma prospettica che rappresentava l'ordine per come si perpetuava. Quindi secondo me Napoleone, più che, come dire, riprendere, riattualizzare il messaggio delle colonne, secondo me, come dire, sentiva, in questo devo dire appunto l'ultimo testo di Francesco su Napoleone è molto significativo, è proprio la radice corsa di Napoleone che diciamo, e in Corsica le colonne infami è l'unico caso in cui si realizzano per tutto il corso del Settecento fino all'Ottocento addirittura. De Francesco insiste molto su questa identità corsa di Napoleone, che lo segna appunto sia in Corsica sia nelle vicende politiche in Francia, per tutto il suo destino imperiale. Vado avanti, ma giuro, chiudo. E appunto un legame con la Corsica. Volevo segnalare, diciamo appunto, cosa fare dello spazio pubblico. Scusate, riprendo un po' il filo. Cosa fare dello spazio pubblico, appunto, è un tema che segna la retorica rivoluzionaria e il superamento delle colonne. Diciamo, citi un testo della Aleida Asman, che è sulla memoria. Ecco, diciamo, io invece riprendo un testo di Aleida Asman, che è Sette modi di dimenticare. C'è il settimo, mi pare, modo di dimenticare, che è quello della violenza, diciamo, del dimenticare attraverso una violenza strutturale. Cioè un dimenticare repressivo che è proprio di quei regimi
che occultano i nomi dei colpevoli, cioè non ci sono delle colonne infami. Ma questo non vuol dire che, e in questo diciamo spiego anche un po' l'assenza di Roma, che ha, devo dire ha colpito anche molto me, no? Perché appunto non è che non agisse una violenza di repressione, una, diciamo anche un vigore inquisitoriale, diciamo, però lì l'obiettivo è quello di dimenticare, no? Di davvero far cadere un oblio che non era solo simbolico ma era anche reale. E Aleida Hasman appunto studia questo dimenticare repressivo perché dice che è proprio di tutti quei regimi autoritari e totalitari che vogliono dimenticare e custodiscono, siccome si pensano eterni, custodiscono negli archivi i nomi e le vittime, e poi giustamente appunto i regimi invece crollano fortunatamente e ci sono gli storici che vanno negli archivi e riportano alla memoria quanto diciamo quel regime voleva dimenticare. Diciamo, in questo secondo me è invece proprio della rivoluzione francese, no? Cioè quello o di appunto non della rivoluzione di Francia, ma del nuovo clima dell'illuminismo di Verri, di Manzoni successivamente, no? Di tutte queste discussioni diciamo che fondano sulla partecipazione, come dire, i valori, no? Ci sono nuovi valori in cui appunto, e in questo leggo appunto la variazione invece delle colonne infami, come dire, le colonne ai martiri, le statue. Giordano Bruno, Micaela Valente, qui ha studiato il busto di Serveto a Ginevra. Cioè tutti coloro che hanno, come dire, rappresentato un antivalore rispetto a quel valore che dominava e che, di cui i nuovi regimi invece sono la nemesi. E quindi non è più una pedagogia della paura, ma appunto si segnala il coraggio e in cui il valore diciamo è diventato a questo punto la memoria, e quindi diciamo come memoria si eterna nei volti, nelle effigi e nelle statue degli eroi. Grazie. Allora, grazie anche ad Alessandro, anche lui ha messo molte questioni in campo che veramente meriterebbero di essere seguite una a una, ma non lo potremo fare, non lo possiamo fare. Però a noi basta anche aver dato degli stimoli per riflettere su queste tematiche e anche sulla lunghezza, diciamo, nel tempo e della resistenza nel tempo appunto lungo. Credo che la domanda sulla decadenza della pittura infame vada esaurita, insomma, esaurita. E anche credo che sia molto importante la sottolineatura della dimensione urbana del fenomeno, però è chiaro che non poteva che essere così, insomma. Un po' più problematica sono sul rapporto con la rivoluzione francese, perché il vandalismo rivoluzionario è tutt'altro che un episodio e non si limita soltanto alla Francia, ma viene esportato nelle repubbliche, e lì ci sono delle grossissime discussioni intanto su cosa significa vandalismo, che è un'efficacissima espressione inventata da un abate, dall'abbé Grégoire. In secondo luogo, come esplicarlo? A Roma, per esempio, si voleva distruggere tutto, tutto, lo dicono, poi grazie al cielo non ce l'hanno fatta. Allora, adesso passiamo invece a una storica del diritto che ci darà le giuste inquadrature teoriche su questo. Vuoi? Sì, sì. È più... Grazie mille. E invito la regia a mettere le mie slide, perché come spesso mi capita in questa sede mi piace presentare il mio piccolo PowerPoint per seguire il mio discorso insieme. E come diceva la professoressa Cafiero, il mio scopo oggi forse è anche più limitato, è semplicemente, diciamo, cercare di far emergere le questioni giuridiche sottese alle vicende ricostruite da Marco Albertoni nel suo volume. Questioni giuridiche che ruotano tutte intorno al tema della condanna della memoria. Condanna della memoria che, se andiamo a guardare i testi dei giuristi della prima età moderna dell'epoca studiata nel volume, viene ricondotta esclusivamente, quasi esclusivamente,
alla fattispecie della lesa maestà, l'abbiamo già nominata molte volte nel corso di questa serata. Lesa maestà che era uno dei più gravi di tutti i reati previsti nel sistema giuridico medievale e moderno. E effettivamente la lesa maestà è uno dei fili conduttori del volume, perché quasi tutti i personaggi che incontriamo nelle pagine di Albertoni in effetti sono stati condannati per lesa maestà, nella maggior parte dei casi per lesa maestà in primo capite, cioè nella configurazione più grave in assoluto. Quindi il tema della lesa maestà, il tema di perché proprio la lesa maestà è praticamente l'unica fattispecie di reato punita con la condanna della memoria. E per comprendere questo dobbiamo fare un passo indietro, andando a vedere le radici della lesa maestà, che cosa significa lesa maestà, come il concetto di lesa maestà cambia nel tempo. E quindi dobbiamo tornare, prima ancora, diciamo, all'epoca presa in considerazione nel volume di Albertoni, dobbiamo tornare al Medioevo, dobbiamo tornare al secolo in cui sostanzialmente tutto cambia in Italia, che è il XII secolo. Perché tutto cambia in Italia nel XII secolo? Perché emerge il fenomeno cittadino. Già tante volte si è parlato di questo ambiente urbano ed è un riferimento che mi è parso molto appropriato. Fino al XII secolo la maggior parte della popolazione, come sapete, vive in contesti rurali. In questa data si ritornano a popolare le città, si ritornano a popolare le città e le città che rinascono si danno una veste istituzionale che è quella del comune. E con la comparsa del comune ricompare anche una dimensione pubblica del potere. Noi siamo, diciamo, diamo abbastanza per scontato che esista un potere pubblico, ma nel XII secolo questo era in forte controtendenza, era una forte rottura rispetto al passato, perché si veniva dai secoli dell'Alto Medioevo. Secolo in cui il potere pubblico si era eclissato fino a sparire quasi del tutto e il potere veniva gestito e distribuito nell'ambito della struttura feudale attraverso rapporti di fedeltà personale. Quindi c'era il vassallo che prometteva fedeltà al signore, il signore gli garantiva protezione e gli consentiva anche di esercitare una serie di funzioni che oggi consideriamo funzioni pienamente pubbliche, per esempio quella dell'amministrazione della giustizia. Quindi nel contesto feudale c'era il vassallo che amministrava la giustizia non come rappresentante di un astratto potere pubblico, come può essere un giudice di oggi che amministra giustizia in nome del popolo italiano o della Repubblica italiana, ma in un certo senso come rappresentante del signore in forza di questo rapporto personale. Questa grande crisi del pubblico viene meno proprio con il XII secolo, la ricomparsa del comune. Con il comune ricompare la dimensione pubblica. E questo neonato potere pubblico riesce subito a trovare gli strumenti con cui difendersi. E dove li trova? Li trova con qualcosa che anch'essa ricompare il XII secolo, cioè il diritto romano giustinianeo. Sapete che il diritto giustinianeo non era mai veramente scomparso dall'Italia, ma non era stato più studiato, perché nell'Alto Medioevo la società, anche dal punto di vista economico, si era fortemente semplificata e le esigenze di regolazione giuridica anche erano rudimentali. E quindi non c'era alcun bisogno di un diritto complicato, raffinato, come quello giustinianeo. Di conseguenza non c'era più stato alcuno studio scientifico del diritto giustinianeo. Con il fenomeno cittadino, con la ripopolazione delle città, la vita torna a complicarsi anche dal punto di vista economico e compaiono nuove esigenze di regolazione giuridica, molto più complesse. E quindi si ricomincia a guardare al diritto giustinianeo. E proprio nel diritto giustinianeo questo nascente potere pubblico del comune trova gli strumenti con cui difendersi. Qui vedete i libri legales dove c'è la compilazione giustinianea nelle sue quattro parti e al suo interno ci sono delle parti che forniscono gli strumenti che il potere pubblico, innanzitutto quello del comune, può usare per difendersi. E queste parti in particolare sono due titoli, uno contenuto del Codex e uno contenuto del Digesto. Sapete che il Codex è la raccolta delle leggi imperiali, il Digesto è invece un'antologia di fonti dottrinali, testi dei giuristi. In entrambe le parti della compilazione, cioè sia nel Codex che nel Digesto, ci sono titoli con l'intitolazione Ad Legem Iulia Maiestatis, cioè titoli che parlano del delitto di lesa maestà, secondo quello che era stato descritto dalla Lex Iulia Maiestatis. Che cos'è la Lex Iulia Maiestatis? Facciamo un passo ancora più indietro. Dobbiamo tornare così indietro quanto all'ottavo secolo dopo, l'ottavo, l'anno 8 dopo Cristo, che è l'anno in cui viene promulgata questa legge. Si chiama Iulia perché a promulgarla il signore che vedete nella foto, Ottaviano Augusto, Caio Giulio Cesare Ottaviano, appartenente alla gens Iulia, e quindi le sue leggi recano il titolo di Iulia. Che cosa fa la Lex Iulia Maiestatis?
cambia completamente il volto del crimen maiestatis, che già esisteva prima di lui nel diritto romano. Fino a quel momento, per crimen maiestatis, si intendeva un abuso di potere da parte di un funzionario pubblico, un soggetto investito di una potestà pubblica che faceva un abuso di potere, e questo abuso di potere era concettualizzato come un'offesa alla dignità del popolo romano. La maiestas era la dignità del popolo romano che era offesa dagli abusi di potere. Augusto stravolge i termini del crimen maiestatis e lo concettualizza come offesa alla sovranità del principe, quindi non più un crimine compiuto dai titolari del potere pubblico ai danni dei sudditi, ma compiuto dai sudditi ai danni del principe. E questo è proprio il modo con cui il crimen maiestatis viene incluso nel diritto giustinianeo, secondo questa configurazione come offesa alla maestà dell'imperatore, viene così incluso il diritto giustinianeo e così da Giustiniano tramandato nei secoli successivi. Quindi nel sistema di diritto comune che si sviluppa nel Medioevo e che perdura in tutta l'età moderna, la lesa maestà è innanzitutto l'offesa recata alla figura dell'imperatore. L'imperatore che esisteva all'epoca, ovvero il Sacro Romano Imperatore. Lo possiamo vedere in testi anche molto tardi. Qui vi ho portato una citazione di un criminalista, cioè di un autore dottrinale in materia di diritto penale del 600. Benedict Carpsov è uno dei più grandi del 600, è un tedesco, e ci scrive: anzitutto il crimine di lesa maestà è commesso contro il Sacro Romano Imperatore, cosa di cui nessuno dubita. Chi infatti oserà dubitare che l'imperatore sia dotato di maestà? Eccetera, eccetera, eccetera. Ma nel corso del Medioevo c'era stata anche un'altra potestà che si era affermata come titolare di maestà ponendosi sullo stesso piano dell'imperatore, che era il Papa. Sapete che fin dalla riforma gregoriana il Papa si era affermato come potestà universale sullo stesso piano dell'imperatore e quindi dotato di maestà. Anche su questo possiamo leggere una citazione di un criminalista del 600, è Prospero Farinaccio, qui conterraneo di Roma, e Farinaccio che cosa ci dice? Ci dice: anzitutto c'è il Papa, contro il quale non si può dubitare che si possa commettere il crimine lesa maestà. Infatti il Papa è dotato di maestà sopra tutti gli altri principi e tutte le leggi che parlano della lesa maestà dell'imperatore o dei suoi funzionari si applicano anche al Papa e ai suoi funzionari. Quindi da questa citazione vorrei attirare la vostra attenzione su due cose. Innanzitutto un'esatta parificazione fra Papa e Imperatore. In secondo luogo, non si parla soltanto delle persone fisiche del Papa e dell'Imperatore, ma anche dei rispettivi funzionari. Perché in effetti c'era questa idea che la maestà non riguardava soltanto i singoli detentori dell'autorità, ma anche i loro collaboratori, cioè coloro che esercitavano il potere pubblico in nome del Papa e in nome dell'Imperatore. E di questo possiamo avere riscontri, molti riscontri, se leggiamo i testi dei giuristi di età medievale e moderna. Vi ho portato due esempi medievali. Alberico da Rosciati ci dice: la maestà spetta all'imperatore, al re, al pretore e a qualunque giudice. Vedete che usa una terminologia romanistica anche parlando di cariche che alla sua epoca non esistevano, non c'era più il pretore. Più realistico è Angelo degli Ubaldi, mentre Alberico vive nel 300, Angelo degli Ubaldi fra 300 e 400 ci parla di una maestà di tutti i titolari, diciamo, di tutti i membri della gerarchia feudale, il marchese, il duca, il conte, il barone. Questo per dirvi che si configura una vera e propria maestà multistrato, la maestà non spetta soltanto al vertice della gerarchia, ma anche ai vari soggetti che a nome del vertice della gerarchia esercitano il potere pubblico. Il grande cambiamento avviene però a partire dalla prima metà del 600, del 300, del XIV secolo, cioè si parla di maestà non soltanto con riferimento a queste figure, ma si comincia a parlare di maestà anche delle città. E questo viene reso possibile da un cambiamento a livello dottrinale, perché si inizia a parlare delle città come sibi principes, cioè città che hanno il potere di autogoverno, che hanno un'autonomia originaria, che non gli è stata concessa da nessuna autorità superiore, ma spetta a loro in quanto tali. Un ulteriore passo avanti avviene due secoli dopo, quando inizia a fare la sua comparsa la dottrina dello Stato. Sapete che la dottrina dello Stato ha a suo cuore la definizione di sovranità. Un momento fondamentale per dare una definizione di cos'è uno Stato è la definizione di cos'è la sovranità. E sapete che il celebre autore che ci ha fornito la prima definizione di sovranità è il francese Jean Bodin, vive nel 500, e ci dà una definizione molto interessante. Ci dice che la sovranità è la potenza assoluta e perpetua di uno Stato, questa è la definizione classica, la sua famosissima definizione di sovranità, che i latini chiamano maestà. Quindi c'è un'equiparazione fra la maestà, quindi l'oggetto e la lesa maestà, e la sovranità, cioè il potere tipico dello Stato.
E infatti i giuristi possono partire da qui dicendo la maestà è la suprema potestà dello Stato, che chi presiede lo Stato ottiene sui suoi sottoposti. Questo che cosa significa? Che c'è una perfetta sovrapposizione fra sovranità e maestà e che quindi la lesa maestà non è altro che un attentato allo Stato, un attentato alla sicurezza dello Stato. E quindi cercare di reprimere la lesa maestà vuol dire difendere lo Stato. Ora ci potremmo chiedere in che modo prendono forma questi attentati allo Stato, questi attentati alla sicurezza dello Stato. E se guardiamo i testi dei criminalisti è facile rendersi conto che il discorso è molto complicato. Quasi tutti i testi dei criminalisti di 500-600 iniziano la loro trattazione sulla lesa maestà con una frase simile a quella che vi ho messo come titolo della slide. Crimen maiestatis committitur pluribus modis, cioè il reato di lesa maestà si commette in molti modi diversi, quindi capisco pienamente, diciamo, il disorientamento che anche altri relatori di oggi hanno denunciato, perché la lesa maestà può avvenire in moltissimi modi diversi. I giuristi molto spesso rinunciano a dare una vera e propria definizione di lesa maestà e preferiscono fornirci un elenco di ipotesi concrete di atti che integrano la lesa maestà. Il loro obiettivo è mantenere una fattispecie molto elastica che si possa ampliare in modo da includere ogni tipo di azione che può veramente recare un'offesa, può recare una minaccia alla sicurezza dello Stato. Per capire concretamente quali siano queste azioni che possono ledere lo Stato, possono minacciare la sua sicurezza, diciamo che il volume di Albertoni è una sorta di atlante, è proprio una sorta di guida turistica che ci fa vedere quali sono le ipotesi più gravi di lesa maestà che possono avvenire, che sono avvenute storicamente nel corso del 600. E molto, nel corso, diciamo, di tutta l'età moderna, e molte di queste ipotesi fanno capo alla grande specie della insubordinazione rispetto a ogni tipo di detentore del potere. Nel volume incontriamo tanti detentori del potere messi in pericolo da soggetti ostili, ci sono diversi casi, casi classici, casi che rientrano nell'etichetta tipica del diritto comune, cioè della ribellione contro l'imperatore, perché ci sono tutta una serie di città tedesche che insorgono, anche vanno contro il bando imperiale. Ci sono casi di tradimento contro un sovrano che non è l'imperatore ma è semplicemente un re. C'è anche un caso abbastanza memorabile di un nobile danese che riesce a tradire due diversi sovrani, dopo aver giurato fedeltà tradisce due diversi sovrani di due stati ostili. Ci sono casi di tentativo di rovesciare il governo di stati che non hanno forma monarchica ed è il primo in assoluto, il caso veneziano che è ricordato prima dell'inizio del XIV secolo, è un tentativo di eversione ai danni del governo di Venezia. Ci sono anche casi di aggressione a funzionari dello Stato, per esempio il caso assolutamente drammatico e cruento sia nell'azione che nella reazione che è ricordato in riferimento al Regno di Napoli. Ci sono poi tutta una serie di ipotesi di lesa maestà divina, anche prima accennavamo a questo concetto. Lesa maestà divina che significa innanzitutto dissidenza religiosa, perché lo Stato deve garantire l'ortodossia dei sudditi e l'ortodossia dei sudditi è la prima garanzia del buon ordine dello Stato, della sicurezza dello Stato. E anche rispetto a questo abbiamo una serie di esempi, per esempio quello che riguarda la repressione di una comunità di pietisti. E poi diciamo che in generale emerge anche dal libro che può essere lesa maestà ogni atto che in quel specifico contesto storico mette in pericolo lo Stato. E l'esempio più lampante è proprio il caso di Colonna Infame per Antonomasia, quello che tutti in questa sala conosciamo, cioè quello degli untori milanesi studiati dal Manzoni. Perché in una società tormentata dalla peste, come era la Milano del 600, non c'era niente che fosse più pericoloso per la sicurezza dello Stato che il propagare la peste. Vera o immaginaria. Quindi diciamo una grande varietà di ipotesi di lesa maestà, tutte accomunate però da questo fatto, cioè dalla volontà di mettere a rischio la sicurezza dello Stato. E questo ci viene confermato anche da altri dati che emergono dal libro, in particolare dalla conclusione del libro, altri dati che già abbiamo citato questa sera. Cioè, leggendo le conclusioni del libro emerge che se dal punto di vista della condotta tipica il reato di lesa maestà è molto vario, cioè può essere commesso di fatto in molti modi diversi, se andiamo invece a guardare al soggetto agente, cioè materialmente chi commette questa lesa maestà, si nota una grande uniformità sotto due profili e tutte e due abbiamo accennato. Innanzitutto sotto il profilo del genere, soltanto, come diceva prima il professor Maifreda, soltanto due dei numerosissimi casi ricordati nel libro riguardano donne.
ma non solo, c'è un'uniformità anche dal punto di vista sociale, cioè la grande maggior parte dei soggetti agenti sono aristocratici, e dice benissimo il libro, perché aristocratici? Perché sono gli aristocratici quelli che si schierano contro i progetti di accentramento del potere portati avanti nello Stato moderno? E in generale perché gli aristocratici sono gli unici, abitualmente, di solito, nella grande maggior parte dei casi, gli unici considerati effettivamente in grado di mettere in pericolo la sicurezza dello Stato. Ora, chiarito chi sono questi soggetti agenti, nella grande maggior parte dei casi non ci resta che chiederci, che farci delle domande sulla loro sorte, cioè che cosa succedeva al reo di lesa maestà una volta che si metteva in moto l'apparato repressivo nei suoi confronti. Una cosa che forse potrebbe stupire è che in molti casi non succedeva niente, perché in molti casi effettivamente i protagonisti delle storie raccontate da Albertoni si salvano, riescono a mettersi in sicurezza in tempo, riescono a scappare in tempo, e quindi il processo si celebra in contumacia e loro finiscono tranquilli la loro vita in un posto sicuro. Non tutti i protagonisti delle storie raccontate da Albertoni però sono così fortunati, ci sono altri invece che incappano nella repressione giudiziaria. Repressione che assume le forme orribili e spettacolari che abbiamo tante volte evocato, quello splendore dei supplizi di cui parlavamo prima. La prima, più immediata, più evidente, più terribile sanzione, la lesa maestà, consiste nella pena di morte applicata per squartamento. Squartamento vuol dire letteralmente quello che la parola ci dice, cioè fare a brani il corpo del condannato dividendolo in quarti. E i quarti di questo corpo così distrutto, così smembrato, venivano esposti in dei punti particolarmente visibili della città per essere da monito a tutti i cittadini. Qui vi ho messo un'immagine dello squartamento, vi ho messo come avveniva nel contesto inglese, nel contesto delle isole britanniche, perché se vi mettevo come avveniva nel contesto francese era ancora più cruento e non ho avuto il coraggio. Vi sorprenderà sapere che la repressione, forse vi sorprenderà, forse no, se siete un po' dentro il tema, che la repressione non si fermava qui, cioè lo squartamento non era sufficiente, perché alla pena di morte inflitta in questa maniera orribile si aggiungevano tutta una serie di pene accessorie. E la prima era la publicatio bonorum, cioè la confisca, questa era già prevista chiaramente nel diritto romano. E poi erano previste tutta una serie di pene accessorie che si proiettavano nel futuro, non sul reo che andava presto incontro a una morte orribile, ma sulla famiglia del reo. E diciamo, su questo il diritto comune non è chiaro, cioè non ci dice chiaramente quali fossero queste pene accessorie, e nella maggior parte dei casi vengono stabilite o per via consuetudinaria o è il legislatore locale o sono proprio i giudici nell'esercizio del loro arbitrium a stabilirle. Diciamo che in linea di massima i giuristi del diritto comune sono consapevoli che queste pene accessorie applicate alla famiglia del reo sono qualcosa di odioso, sono qualcosa che vanno contro i principi del diritto, perché viene punito un innocente che magari al momento della commissione del reato era in fasce o stava per nascere. E quindi se andiamo a leggere i testi dei criminalisti ci accorgiamo che con le loro riflessioni loro cercano di restringere il campo di applicazione di queste pene accessorie. Per esempio stabiliscono che vanno escluse le figlie femmine, per esempio stabiliscono che vanno esclusi coloro che sono nati già prima del delitto, per esempio stabiliscono che non devono essere colpiti i nipoti, soltanto i figli, soltanto i discendenti in primo grado. Quindi si cerca di restringere il campo di applicazione, ma nonostante questo sforzo, nonostante il fatto che i giuristi di diritto comune sono consapevoli dell'odiosità di queste pene accessorie, nessuno mai mette in dubbio il fatto che debbano esistere, nessuno mai mette in dubbio che anche la famiglia del reo deve essere colpita. E perché? Questo rispondeva a una ratio profonda, che era quella di eradicare completamente la famiglia del reo, per evitare che la famiglia portasse avanti la battaglia del reo stesso, cioè si costituisse in fazione portando avanti quelle istanze di eversione, che i figli cercassero di condannare, cioè di vendicare il padre, che insorgessero a loro volta. Quindi c'era la necessità di estirpare del tutto la famiglia. E diciamo, alla luce di questa ratio, capiamo meglio anche alcune delle pene accessorie che erano abitualmente applicate, che anche nel libro si ricordano, per esempio l'esilio di tutti i figli maschi, per esempio la cancellazione del blasone, cioè lo stemma di famiglia veniva cancellato a tutti i luoghi pubblici, i figli venivano costretti a cambiare cognome, addirittura è ricordato il caso di alcune donne che non venivano mandate in esilio, ma si faceva loro divieto di generare altri figli. Quindi l'ottica è quella di estirpare la famiglia.
E in quest'ottica si comprende anche un'altra pena accessoria che è strettamente legata al fenomeno studiato da Albertoni, che è quella della demolizione della casa. Nella mentalità del Medioevo e della prima età moderna, la casa abitata da una famiglia era inscindibilmente legata a quella famiglia. Vi basti pensare, è noto che nelle città medievali la torre era tanto più alta quanto più era prestigiosa la famiglia, e se la famiglia cadeva in disgrazia si mozzava la torre, proprio per una degradazione simbolica anche della famiglia. Quindi, per veramente estirpare la famiglia dal contesto urbano, bisognava demolire anche la casa, cosa che, ci spiega Albertoni, non è neanche sempre facile, a volte era costoso, era rischioso, metteva a rischio la stabilità anche degli altri edifici. Una volta demolita la casa, cosa succedeva? Qui entra in gioco l'oggetto centrale del libro. Si creava questo spazio, che era uno spazio vuoto, a volte in molti casi si lasciavano lì le rovine a memoria di quello che era successo, e poi c'era uno spazio che era pubblico perché era stato oggetto di confisca, ma lo Stato decideva di non impiegare quel terreno per nessuno scopo produttivo, decideva neanche di venderlo, poteva essere sensato venderlo e ottenere dei soldi per rifarsi delle spese sostenute per la demolizione, ma nei casi più gravi, che sono quelli studiati nel libro, invece di riempiegare utilmente quel terreno, si decide di edificare i monumenti d'infamia. Quindi la costruzione di monumenti che sono una vera condanna della memoria, pensata per costruire una memoria collettiva sul fatto. Quindi costruire una memoria che sia conforme alla visione ideologica proposta dallo Stato e che costituisca una difesa ideologica dello Stato stesso. E quindi mi rifaccio anch'io a quel passo che è stato letto prima. Siamo davanti a uno Stato che è nel massimo della sua espressione assoluta, che attraverso il disciplinamento sociale ha già disciplinato la realtà di vita delle persone, e adesso si spinge anche oltre, vuole disciplinare anche l'immaginario e la memoria, creando una memoria collettiva favorevole a sé e alla sua difesa. Quindi non è un caso che tutti i monumenti studiati da Albertoni, quasi tutti, appartengono proprio alla fase di massima espansione dello Stato, la fase di massima espansione dello Stato assoluto fra la fine del Cinquecento, soprattutto il Seicento e l'inizio del Settecento. L'epoca dei monumenti d'infamia coincide con l'epoca di massima espansione dello Stato assoluto. E in questi monumenti possiamo vedere la massima espressione dello Stato assoluto. Quindi non sarà per voi una sorpresa il fatto che questi monumenti diventano oggetto di attacco ideologico da parte dei nemici dello Stato assoluto, cioè quando emerge una critica nei confronti dello Stato assoluto, vengono criticati anche questi monumenti che sono lo specchio, l'emblema dello Stato assoluto. Questo inizia a livello ideologico, inizia a livello teorico con le riflessioni dell'illuminismo giuridico. Sapete che l'illuminismo si esercita molto nel campo giuridico e specificamente nel campo penale, quindi ha un grande interesse sul tema della pena e della repressione penale. E va a criticare, si sforza di scardinare le basi giuridiche, teoriche, che portano a fenomeni come monumenti d'infamia. Per esempio si critica la spettacolarizzazione delle sanzioni, questo era stato già Montesquieu, prima ancora dell'inizio proprio dell'illuminismo, che aveva detto che le pene esemplari volte a incutere il terrore nei consociati sono proprie dello Stato dispotico che nega ogni libertà. Ma anche nell'illuminismo giuridico si afferma l'idea che sì, lo Stato ha il potere di esercitare la repressione penale, ma questo potere va concepito come minimo, in modo che si estenda soltanto i fatti strettamente necessari per la repressione penale e non vada oltre. Ora, chiaramente, un'operazione come i monumenti d'infamia, cioè uno sforzo di colonizzare l'immaginario, di colonizzare, dare forma alla memoria, va ben oltre i limiti di questo potere che è pensato come minimo. In particolare, l'illuminismo giuridico porta avanti l'idea del carattere strettamente personale della pena, sempre rispondendo a questa idea per cui il potere connesso alla repressione penale deve essere minimo e non deve andare oltre. La pena deve essere strettamente personale, cioè deve colpire esclusivamente il reo e non i membri della sua famiglia. E su questo ci ha lasciato pagine felici, per esempio Beccaria, parafrasando la frase che leggete: non c'è spettacolo più triste che una famiglia trascinata nell'infamia e nella miseria dai delitti di uno dei suoi membri. Quindi questa è la critica forte dell'illuminismo giuridico alle basi ideologiche del fenomeno dei monumenti d'infamia. Ma dopo questa critica teorica c'è anche il momento di aggressione pratica, ne abbiamo già parlato, il vandalismo di età rivoluzionaria, quando
la rivoluzione si espande attraverso l'Europa con le armate napoleoniche, i francesi abbattono molti monumenti d'infamia, i filorivoluzionari li aiutano, tant'è che diciamo Albertoni ha dovuto fare un po' il detective in tanti casi per ricostruire dove effettivamente fossero questi monumenti e come fossero fatti. Eppure, diciamo, il libro si conclude in qualche modo con una sorpresa che ci ha già spoilerato un po' il professor Guerra. Eppure, nonostante le armate napoleoniche che portano gli ideali rivoluzionari di per sé sarebbero ideologicamente ostilissime, i più ostili possibili a tutti quei meccanismi che portano all'erezione dei monumenti di infamia, ci sono testi legislativi di epoca napoleonica che prevedono l'erezione di monumenti infamia, e c'è anche il caso ricordato prima di un monumento infamia fatto erigere da Napoleone. Alla fine del Settecento Napoleone fa costruire una piramide d'infamia ai danni della memoria di un controrivoluzionario, di quello che con un'espressione simpatica definisce un prete furibondo che aveva cercato di fermare la rivoluzione. Quindi, tirando le somme, diciamo, davanti a questo ultimo caso di monumento di infamia napoleonico, che cosa dobbiamo pensare? Dobbiamo pensare che Napoleone, come in molti altri aspetti, ha in qualche modo chiuso la stagione delle libertà rivoluzionarie e riportato in vigore dei contenuti normativi di antico regime? È possibile, ma al di là di questo c'è un tema ancora più importante di fondo, cioè il fatto che un istituto come quello delle colonne infami rispondeva comunque a un'esigenza profonda, fondamentale del potere di tutelare se stesso. E questa esigenza di tutelare se stesso anche sul piano dell'immaginario, anche sul piano della memoria. E questa esigenza non è mai finita. E quindi fenomeni come quelli delle colonne infami hanno continuato a riemergere. Nel libro si dice forse ci sono anche altre colonne infami, altri monumenti di infamia successivi alla rivoluzione. Quindi questo istituto ha continuato a esistere e potrebbe continuare a esistere in altre forme che magari non possiamo ancora immaginare, perché ancora viva è l'esigenza di tutela del potere pubblico che sta alla sua base. Grazie. Ringraziamo davvero Federica Boldrini. Io non so voi, ma questa carrellata che inizia anche da molto lontano è stata estremamente utile. Forse andava fatta all'inizio per inquadrare il fenomeno in tutte le sue sfaccettature rappresentato nel libro di Albertoni, perché insomma molte più cose si sono capite, inquadrate, e anche, se volete, i punti interrogativi relativi alla fine, che secondo me rimangono, questo rapporto un po' strano, ambiguo con la rivoluzione. Io volevo dire una cosa soltanto, che secondo me il tema del coinvolgere la famiglia e la discendenza nella colpevolizzazione relativa al reato è un tema di grandissima importanza, e che infatti poi appare molto spesso in alcune pene accessorie. Il bando, per esempio, che il bando poi in antico regime era considerato quasi pari alla pena di morte per alcuni aspetti, perché chiunque acchiappasse il bandito. Però è anche il fatto dell'impossessamento dei beni, e qui abbiamo tutti i casi, quasi tutti, anzi tutti forse, relativi a giudici secolari, perché non compare nel libro l'Inquisizione, non compaiono i giudici ecclesiastici, eccetera. Eppure l'Inquisizione, sarebbe anche interessante per fare un confronto, era una di quelle istanze che applicava con molta interesse, regolarità, la pena accessoria dell'impossessamento dei beni, perché era uno dei modi con cui l'Inquisizione poteva sopravvivere e pagare se stessa. E quindi forse per quanto riguarda i giudici secolari questa istanza così forte non c'è, non lo so, è una domanda, questo usare i beni utili usciti dall'espropriazione. Per l'Inquisizione, questo tra l'altro adesso mi dispiace che Manfredi è andato via, ma nei denari dell'Inquisizione lui in questo libro parla quasi praticamente soltanto di questo. Comunque non voglio portar via tempo, perché ho capito anche dalle facce che il tema ha interessato molto
e che ha suggestionato insomma questo pubblico. E siccome abbiamo dei momenti a disposizione, abbiamo qualche minuto, ce l'abbiamo, mi pare che possiamo procedere. Ah già, scusa, è vero, ti abbiamo proprio saltato. Scusa, no, ma ero così ansiosa di discutere i vari aspetti. Allora, il primo che discuterà di questi vari aspetti è ovviamente l'autore, a cui diamo la parola perché deve rispondere a parecchie domande e poi ne faremo delle altre. Va grazie. Benissimo. Scusatemi. Grazie mille alla Fondazione Besso per l'invito e per aver organizzato questa bella presentazione. Grazie alle relatrici e ai relatori perché hanno sollevato una quantità di problemi notevoli e naturalmente non ci sarà il tempo di affrontarli tutti. Voglio ringraziare però, prima di passare ad alcuni dei temi toccati, anche l'editrice Emilia Del Franco, che è la direttrice di Bibliopolis, sia perché mi ha dato la possibilità di pubblicare questo libro, ma anche perché è venuta appositamente da Napoli per questa presentazione. E già che ci sono, approfitto anche per dire che chiunque volesse sfogliare, acquistare il libro, lo trovate anche nella Feltrinelli proprio sotto di noi, e insieme a Storia delle colonne infami, già che è stato citato, c'è anche questa nuova edizione di Storia della colonna infame con l'introduzione di Adriano Prosperi, che è uscita una settimana fa. È interessante poterli leggere in parallelo perché appunto trattano in parte dello stesso fenomeno. Però insomma l'obiettivo della mia ricerca era quella di allargare un po' lo spettro di indagine rispetto a questo caso che è famosissimo, appunto quello della Milano del 1630, ma non è isolato insomma, e quindi si cerca di calarlo all'interno di un'Europa nella quale in antico regime di colonne infami ce ne sono state tante, e come è stato già molto bene messo in evidenza, hanno in comune in fondo questo crimine di lesa maestà, che appunto è una sorta di grosso contenitore all'interno del quale le autorità, lo Stato moderno, cerca di inserire mano a mano nei secoli, a seconda dei contesti, tutti i tipi di destabilizzazione fondamentalmente del potere, cioè vengono fatti passare come destabilizzazione della società, ma in realtà sono destabilizzazioni della stabilità del potere, ecco. Se dovessi tuttavia provare a immaginare, diciamo, non dico accostarmi perché sarebbe impensabile, così come non era mia intenzione provare a accostarmi a quest'opera, ovviamente sarebbe una follia, però se dovessi immaginare una traiettoria che ha suscitato più domande ancora di Storia della colonna infame per questo libro, è forse un passaggio di un libro di un altro importante letterato novecentesco che è Orwell, quale all'interno di 1984, che tutti voi avete letto e conoscete, fa dire al Grande Fratello uno dei tanti slogan, e questo slogan recita all'incirca così: chi controlla il presente controlla il passato, e chi controlla il passato controlla il futuro. Ecco, diciamo, questo libro adotta un po' questa prospettiva, formula delle domande che ruotano attorno a questo forte legame che c'è tra potere e controllo del passato, controllo della memoria, che deve farsi storia in funzione di un'autorità che lo Stato moderno, che tutela se stessa, ecco. E quindi appunto il paradigma è quello delle colonne infami, che sono a tutti gli effetti dei monumenti, come è stato già messo bene in evidenza più volte, anche se all'infamia hanno tutte le caratteristiche di veri e propri monumenti, cioè rispondono appunto all'esigenza delle autorità di trasmettere un messaggio che è eminentemente politico, sempre. Quindi, del resto, anche la statua di Giordano Bruno, che si trova a poche centinaia di metri da noi, viene appunto eretta nel tardo Ottocento, rispetto a un caso che invece è del 1600, dell'anno 1600, e anche in quel caso appunto si voleva trasmettere un messaggio puramente politico. Ora, dicevo, sono state sollevate tantissime questioni, provo ad affrontarne un paio
e magari se ci sarà poi qualcun altro che vuole fare osservazioni o domande, ben vengano. Allora, la prima che ho segnato è relativa al rapporto con la dannatio memoriae, no? In un saggio precedente a questo libro ho cercato di affrontare proprio questo aspetto, perché secondo me il rapporto tra le colonne infami e la dannatio memoriae è strettissimo. Può sembrare una contraddizione, perché a prima lettura la dannatio memoriae dovrebbe consistere nella cancellazione del ricordo. In realtà molti storici dell'età antica sono ormai concordi nel riconoscere che la dannatio memoriae intanto è diciamo una sorta di grosso, anche questo è un grosso contenitore all'interno del quale rientrano pratiche diverse, non viene mai formalizzato in maniera chiara, il sintagma dannatio memoriae compare solo in età moderna, nel tardo 600, in questa formula, prima venivano utilizzate altre formule. Però il nesso qual è? Il nesso è che già nell'antica Roma l'idea fondamentalmente di colpire la memoria passava attraverso l'eliminazione, ma era un'eliminazione più che altro simbolica, cioè chi abbatteva le statue, cancellava i volti, raschiava le monete, eccetera, eccetera, cioè tutte pratiche che rientrano della dannatio memoriae, lo faceva come forma di vituperio, non come tentativo reale di cancellare il ricordo, di eliminarlo completamente, anche perché è evidente che poi l'effetto scaturito è stato completamente inverso, noi tutti ci ricordiamo di Nerone, ci ricordiamo di Caligola, ci ricordiamo di tanti personaggi incappati nella dannatio memoriae, e l'effetto è stato esattamente l'opposto, cioè di farci ricordare molto meglio di tanti altri imperatori che invece sono passati, diciamo, più, sono finiti più nel dimenticatoio, come si dice. Altra questione interessante che è stata sollevata ha a che fare con la pittura di infamia. Allora, la questione è abbastanza complessa, mi sono riproposto di approfondirla nei prossimi anni. Per parlare di pittura di infamia, innanzitutto bisogna capire esattamente che cosa si intende con pittura di infamia, perché anche su questo c'è un dibattito aperto, c'è Gherardo Ortalli, Giuliano Milani, per esempio, che hanno due visioni non allineate rispetto al tema. Però se vogliamo intendere la pittura di infamia così come è inquadrata da Ortalli, cioè come un fenomeno tipicamente medievale che consisteva nel dipingere i condannati per determinati crimini sulle facciate esterne dei palazzi del potere, ecco allora che la mia tesi è che le pitture di infamia vengono abbandonate come pratica di condanna perché, essendo sulle facciate esterne dei palazzi del potere, erano soggette a un deterioramento che faceva sì che dopo pochi anni queste pitture di infamia non esistevano più, e quindi la memoria infamante che doveva perpetuarsi a lungo invece resisteva molto, molto poco. Altro discorso invece riguarda la pittura infamante che può essere all'interno di all'interno dei palazzi del potere, o addirittura all'interno di pitture, eccetera. Questo invece è un discorso di fruibilità della pittura, che non è esposta all'esterno e quindi possono vederla solo coloro che hanno accesso ai palazzi del potere, e quindi vanno distinti un po' i piani da questo punto di vista. Però è interessante notare, in qualche noticina del libro lo si mette in evidenza, che all'interno di alcuni episodi i giudici in piena età moderna ancora dibattono in sede, appunto, nel momento in cui devono decidere quale tipo di condanna infliggere, se è più idonea una pittura infamante oppure una colonna infame. Come in altri casi, appunto, visto che si è parlato molto e giustamente di oblio e memoria, se fosse più giusto, appunto, dimenticare per evitare poi fenomeni emulativi, e in certi casi questo avviene, per esempio a Torino si decide questo a un certo punto perché era accaduto proprio un fenomeno emulativo, oppure sia più giusto
più giusto appunto imporre una colonna infame. E appunto questo strumento del crimine lese maiestatis in età moderna concede ai giudici questa possibilità di decidere caso per caso, a seconda del contesto, a seconda del, appunto, della situazione, che cosa è più giusto fare, perché la scelta è politica, fondamentalmente. È quella di tramandare una memoria e decidere come farlo per far sì che scaturisca determinati effetti, e cioè non destabilizzare l'autorità, il potere. Un'ultima cosa, è vero che appunto le colonne infami vengono meno di fatto con la fine della rivoluzione, c'è qualche altro caso, ma insomma di fatto finisce in quel periodo. Poco dopo aver chiuso questa ricerca, per puro caso, scopro che pochi anni fa, credo nel 2018-19, non ricordo, ma proprio pochi anni fa, il comune di nascita di Adolf Hitler, ora mi perdonerete ma non ricordo il nome, esatto, Braunau, in Austria ovviamente, aveva preso una decisione, cioè quella di far abbattere il palazzo dove c'era la casa natale di Hitler. Per quale motivo? Perché era diventato luogo di pellegrinaggio dei neonazisti. Non è avvenuto questo abbattimento perché sono intervenute le belle arti e hanno detto non si può abbattere il palazzo perché è dell'Ottocento, è protetto. Che cosa fa il comune? Installa una pietra, che ancora oggi si vede, vicino di fronte alla casa, ricordando chi fosse stato Hitler, ecco, per mettere un po' i puntini su lei. Ecco, la colonna infame non esiste più, però è interessante notare come certe pratiche, il comune di Braunau dubito che sappia appunto che cosa sia una colonna infame, però certe pratiche si tramandano anche per via culturale, oltre che giuridica, per dei rivoli delle volte insondabili. Non aggiungo altro, vi ringrazio molto e restituisco la parola. Grazie a Marco Albertoni, che è stato fin troppo sintetico, spero di non averlo spaventato saltandolo così a pie pari, e quindi ripropongo la questione di prima. Abbiamo qualche minuto, il libro è interessantissimo, pone tantissime questioni anche di tipo molto diverso, non solo di attualità. E allora vediamo di dare la parola a qualcuno in sala. Olga? No. Gemma, scusami. Sì. Chi lo fa? Molto interessante. Sì, mi dispiace sia andato via il professor Maifreda, perché si chiedeva se oggi sarebbe possibile in Italia rimuovere una statua, rivolgendosi al comune come ex amministratrice capitolina. Sì, è possibile, basta fare una petizione, ci sarà qualche consigliere che si prende carico, si presenta all'assemblea capitolina, naturalmente la sovrintendenza comunale e la sovrintendenza statale interverranno, ognuno per le sue parti, ma insomma sono cose che si possono fare. Mi incuriosiva particolarmente questo discorso perché fra le varie cose, nel 2021 ho promosso appunto il nuovo regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria, e lì venne fuori il discorso: si possono revocare le cittadinanze onorarie se per esempio fosse stata data a Hitler la cittadinanza di Roma? Io lì mi imposi e dissi no, perché la storia non si riscrive attraverso i regolamenti. Quindi, se questo è un demerito della città di Roma, se ne assumesse la responsabilità, e quindi se entro 40 anni non viene rimossa questo conferimento, vuol dire che deve rimanere così e farà storia.
Questa è stata la mia posizione e devo dire che è stata accettata, per cui oggi il regolamento del Comune di Roma, finché non sarà cambiato, prevede questa norma. Ritengo che ancora oggi, passati 2 o 3 anni, ritengo che sia giusto così, ma si sta parlando della cittadinanza, non si sta parlando di spazio pubblico. Lo spazio pubblico, qualunque cosa si faccia nel momento in cui è pubblico, vuol dire che è politica, cioè è uno spazio politico. Tant'è che Roma, la Roma imperiale, la Roma repubblicana, ma soprattutto la Roma imperiale, aveva inventato una scrittura per lo spazio pubblico, perché era il potere della res pubblica e poi dell'impero che parlava ai cittadini, quella che noi oggi chiamiamo lo stampatello, quello che vediamo nelle vie, no? È l'epigrafica, la scrittura epigrafica è la scrittura pubblica del potere, con cui il potere parlava nelle strade, nella città. Roma era la città scritta per antonomasia. Quando è che viene meno questa scrittura? Viene dimenticata nel Medioevo, ce l'ha detto la professoressa Boldrini. Nel XII rinasce nel comune l'idea di riparlare con la scrittura pubblica, ma non è più quella scrittura romana, si era dimenticata. Quando rinasce, rinasce a Roma con Sisto IV, che di nuovo recupera la scrittura capitale romana e ne rifà la scrittura del potere politico. Allora, io ricordo le scritture infamanti della Roma barocca, ma erano scritture popolari, cioè era il cartello che, no, l'offeso o colui che voleva offendere appendeva di notte, appiccicava di notte sulla porta del nemico. Sei un cornuto, non mi hai ridato i soldi, e via discorrendo. Allora, io mi chiedo, perché mi ero appuntata un po' di cose, perché il discorso oblio memoria, interessantissimo, la professoressa Cafiero lo ha esaminato, insomma, ovviamente con una analisi cristallina. È ovvio che c'è, sembra una contrapposizione oblio memoria, come tu vuoi condannare qualcuno, vuoi condannare all'oblio qualcuno di cui invece poi recuperi, ma perché lì è evidente, ce l'ha spiegato la professoressa Boldrini, il condannato il 90% delle volte si salvava. Il punto non era annullare la memoria della persona, era riabilitare, o meglio perpetuare, il potere che andava a esercitare, no? La paura di cui parlava l'altro professore. E allora, a questo punto, io mi chiedo, su queste colonne, monumenti, ho capito che erano di diversa forma, quindi stiamo parlando, anche prima ha parlato di pitture, quindi sono delle immagini iconiche, ma c'era una scrittura, perché doveva ricordare. Quindi che tipo di scrittura era? Era una scrittura monumentale o era una scrittura tipo quelle che noi troviamo ancora oggi per Roma, non so se nelle altre città, non si deve fare immondezzaio, cioè erano delle scritte più discrete, perché anche questo potrebbe fare la differenza. E, ecco, direi basta così, grazie. Rispondo direttamente. Sì, sì, intanto si preparerà qualche altra domanda. Allora, no, grazie mille delle osservazioni e della domanda. Dunque, le scritture infamanti della Roma popolare sicuramente in qualche modo c'entrano anche con le colonne infami, perché ci riportano a un mondo nel quale la fama e l'infamia sono centrali, no? In una società nella quale la credibilità delle persone, del resto anche oggi, è assolutamente centrale, e quindi queste scritte infamanti, che ci parlano anche di un modo di fare giustizia fai da te, diciamo, ci raccontano anche un orizzonte mentale delle persone che probabilmente vedono che lo Stato condanna in quel modo e quindi replicano fondamentalmente un modello, attaccando appunto queste scritte infamanti sulle porte dell'avversario, del colui col quale c'è stato un dissidio, eccetera. Anche le statue di Pasquino. Esatto. È un, sì. Sì.
Sì, quindi ecco, siamo all'interno di quel panorama lì, sicuramente. Che tipo di scrittura c'erano sulle colonne infamanti? Erano delle iscrizioni in stampato, talvolta poste proprio sul busto della colonna, dall'altra su delle targhe, perché erano anche molto lunghe, quindi avevano bisogno di uno spazio adeguato, che si ponevano o sulla colonna stessa alla base o talvolta in cima, o come nel caso della Milano del 1630 di Manzoni, nel palazzo subito adiacente. Il messaggio che c'è scritto sulla targa o sul busto è fondamentale e lo si vede dal dibattito che c'è in sede di assise, diciamo, quando si deve stabilire quale sarà il rituale infamante e quale i giudici stilano in alcuni casi 6-7 versioni diverse di quale deve essere l'iscrizione precisa, perché cosa deve essere scritto, come deve essere scritto, la lingua in cui deve essere scritto, latino, volgare, eccetera, è una questione cruciale. C'è un caso, per esempio, molto interessante a Francoforte, in cui questa colonna infame, che oggi non esiste più, ha due iscrizioni di tenore diverso. Una in latino, più solenne ovviamente, l'altra parla in volgare tedesco del 600, addirittura parla in rima e parla in prima persona la colonna infame, e si dà del tu alla persona che si parla di fronte. E parla in rima perché? Perché in molti casi è anche il tentativo, attraverso questo ritornello, di far memorizzare la storia. La storia che poi, appunto, da una versione scritta passa per via orale, si tramanda e diventa, appunto, ben conosciuta. Ecco, c'è, diciamo, un ragionamento molto attento sul messaggio che deve essere mandato, come deve essere mandato, e nulla è lasciato al caso. Anche, appunto, questa sostituzione della casa con la colonna è molto significativa, cioè le persone, le città non erano enormi come sono oggi, e le persone si conoscevano in molti casi, e vedere che al posto della casa abbattuta c'è la colonna infame, dove prima abitava quella persona, adesso c'è una colonna infame, ecco, non serviva a leggere neppure il messaggio, non serviva a essere alfabetizzati, il messaggio era ben comprensibile. Credo, insomma, sì, di aver io direi che gli avvisi, forse gli avvisi. Allora, bisogna pensare un po' a chi erano rivolte queste colonne infami, no? Cioè, principalmente a chi abitava il luogo e a chi lo visitava. Parallelamente, non è un caso che queste colonne infami, ecco pure in molti casi come sono risalito a queste storie dal momento che la colonna non esiste più, le ritroviamo all'interno di fonti a stampa, cioè fogli volanti che venivano diffusi. Quindi c'è, ritornando al discorso di prima, questo linguaggio che viaggia su più livelli attraverso diversi media, perché l'intento fondamentalmente era quello di mostrare ad un panorama più ampio possibile qual era stata la reazione delle autorità rispetto a chi aveva provato a sfidarla. E quindi il Settecento è sicuramente un'epoca di passaggio importante, insomma, la nascita delle gazzette, eccetera, eccetera, però c'è sicuramente una fase di sovrapposizione di questi due media, insomma, difficile dire se appunto scompaiono per questa ragione, forse non proprio per questa, più che altro per la rivoluzione, e in qualche modo si impone, insomma, una nuova stagione culturale che in un certo modo rende inappropriato, inammissibile, appunto, uno Stato che appunto condanna in forma tanto brutale, appunto, si diceva prima Foucault, la nascita della prigione, eccetera, eccetera. Allora, forse dobbiamo chiudere. Prima di chiudere vi vorrei dare due comunicazioni. La prima è
e che chi è interessato a seguire le attività della Fondazione, che sono continue e anche diversificate, non facciamo solo presentazioni di libri, uscendo sulla destra, sul tavolino a destra, può riempire un modulo con la propria, col proprio indirizzo elettronico, in modo da entrare a far parte della mailing list ed essere informato di delle iniziative. La seconda è che abbiamo preparato un piccolo buffet, piccolo, e quindi chi volesse può restare con noi, può restare con noi. Grazie. Grazie mille, professoressa. Guardi che è stata una delle iniziative, presentazioni in cui il pubblico...